Buongiorno a tutti e a tutte, grazie ovviamente alle relatrici presenti oggi per questa quarta sessione del nostro convegno internazionale L'impegno civile di Bianca Guidetti Serra. Grazie per aver accettato appunto il nostro invito. La sessione di questo pomeriggio è sul tema dei diritti di genere e la strada verso l'uguaglianza. Mi piace in questa occasione ricordare un progetto del Centro Studi Piero Gobetti, è ente parte e ente promotore del Comitato Nazionale. Il progetto è stato realizzato con il contributo di Compagnia di San Paolo e si chiama Non un archivio di meno, valorizzazione dell'archivio di Bianca Guidetti Serra per il superamento delle discriminazioni di genere. È un progetto che vede tuttora, perché si deve ancora chiudere, la collaborazione del Comitato Nazionale stesso, che ha visto anche in alcune sue azioni la collaborazione con altri enti. Ricordo per esempio l'Archivio delle Donne in Piemonte e il CIRSDE, che è il Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi di Donne e di Genere. È un progetto che ovviamente riguarda l'impegno, il lavoro di Bianca, ovviamente per le donne, a favore delle donne, che ha anche permesso di ottenere dei contributi per portare avanti il riordino dell'Archivio di Bianca su questi temi. L'Archivio di Bianca, che è conservato presso il Centro Studi, è tuttora in fase di riordino. Una parte importante di questo archivio, appunto, è stata riordinata grazie a questo progetto. Dicevo, è una sessione che riguarda il ruolo di Bianca nei confronti delle donne, l'impegno di Bianca verso le donne, dalla partecipazione ai gruppi di difesa a fianco, tra le altre, di Ada Gobetti e poi nell'UDI, fino alle battaglie degli anni 60 e 70, per esempio l'impegno per l'abolizione della clausola di nubilato, l'impegno a favore del divorzio e il dibattito sull'aborto. Ricordiamo in questa occasione il processo del 1973 a Gigliola Piero Bon, difesa da Guidetti Serra, incriminata per aborto volontario compiuto a 17 anni. Il processo fu una tribuna per i movimenti femministi per reclamare la depenalizzazione dell'aborto, che rientrava tra i delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe. Precisa Bianca che non si trattava di un'apologia dell'aborto, ma del diritto di scegliere. Un capitolo della biografia, che è stata tanto citata in queste sessioni, la biografia di Bianca, Bianca La Rossa, curata da Santina Mobilia, è intitolato proprio Il secolo delle donne. Per Guidetti Serra il Novecento è stato il secolo delle donne perché, tra le altre cose, vide anche una crescente rappresentanza di genere nelle istituzioni. Precisava però Bianca in questo ambito che come movimento delle donne non dovremmo accontentarci delle conquiste di più spazi, poteri, carriere, per misurarci invece con un loro uso diverso, capace anche di ripensarne le finalità generali, per continuare a essere un soggetto del cambiamento e dell'inclusione. Allora, io ho pensato a chiusura di questa introduzione della sessione di ricordare invece com'era la situazione delle donne quando Bianca iniziò la sua carriera da avvocata e partirei proprio da un episodio di discriminazione, diciamo così, subito da Bianca stessa, che viene raccontato sempre all'interno del libro Bianca la Rossa. Ricorda Bianca: non era facile in quegli anni per una donna acquistare autorevolezza nell'ambiente chiuso e conservatore delle aule dei tribunali, ingaggiare ad armi pari le schermaglie tra accusa e difesa, sotto lo sguardo, nel migliore dei casi condiscendente, di colleghi e magistrati, da sempre abituati a considerare appannaggio maschile la conduzione dei processi e il rito teatrale del confronto tra le parti. Ricordo bene il mio primo processo penale al tribunale di Pinerolo. Difendevo tre operaie di una fabbrica della Val Chisone che avevano fatto un picchetto durante uno sciopero, di conseguenza imputate, come spesso accadeva allora in questi casi, di violenza privata. Appena accennai ad alzarmi per parlare, con tutta l'emozione delle prime volte, anche il pubblico ministero si alzò e non ho mai dimenticato le sue parole. Chiedo che la signorina dimostri che ha il titolo per difendere. Quel giorno non avevo con me alcun documento da esibire a prova, ma non ne ebbi bisogno, perché il tribunale non accolse la richiesta. Da allora, quasi per scaramanzia, mi sono sempre portata presso il tesserino di iscrizione all'albo degli avvocati. 3 o 4 anni dopo, curiosamente, al tribunale dei minori, durante una pausa in cui eravamo rimasti in aula in attesa della sentenza,
Allo stesso pubblico ministero tornò in mente quell'episodio e si mise a rievocarlo conversando con me. Sa cosa ho detto una volta a una giovane avvocatessa? Lo lasciai parlare e solo alla fine gli dissi che ero proprio io quell'avvocatessa. Ne ridemmo insieme. I tempi, pur lentamente, cambiavano. Io chiudo questa breve introduzione, lascio la parola a Maria Chiara Acciarini per i saluti, del Comitato Nazionale. Grazie Marta, grazie anche, colgo l'occasione per ringraziarti di queste puntuali e interessanti citazioni che fai a introduzione di tutte le nostre sessioni, che sono estremamente utili ed estremamente azzeccate, direi. E io devo dirvi, vi dico una cosa piccola, ma che ha anche un suo significato. Ormai i comitati nazionali istituiti da quando la legge appunto del 97 aveva previsto questa formula, diciamo il comitato nazionale per celebrare centenari di nascite o di morti oppure di avvenimenti, sono ben oltre 100. Adesso non ho fatto l'ultimissimo aggiornamento, ma comunque fino all'anno scorso ce n'erano solo 4 dedicati a una donna. E due di queste, senza che questo tolga nulla, era dedicato a delle figure della Chiesa Cattolica. C'erano solo due laiche, cioè Lalla Romano e Bianca. Ecco, questo è un piccolo particolare, ma a me sembra anche questo di un certo significato, no? Che da tutte le celebrazioni emergevano tanti avvenimenti, ma anche e soprattutto tanti uomini. E quindi, insomma, anche il comitato a suo modo si rallegrano di rappresentare qualche cosa di nuovo dentro questo settore. La vita di Bianca è stato, possiamo dirlo, non lo direte molto meglio di me, comunque è stato un lungo cammino veramente sulla strada dell'uguaglianza che lei ha percorso, lavorando per tutte noi, possiamo dirlo, no, veramente, questo è importante. E vi devo dire anche una cosa che mi ha fatto molto piacere, senza ovviamente togliere nulla a tutti gli argomenti che noi avevamo proposto alle scuole, del Piemonte per fare un lavoro di approfondimento sulla figura di Bianca, ma soprattutto sui grandi temi che appunto la sua biografia permette di riprendere, di ampliare, ebbene uno di veramente, credo che sia uno dei due più scelti, e proprio, anzi possiamo quasi dire che è il più scelto, è proprio quello della strada delle donne per l'uguaglianza dei diritti. Quindi insomma anche questo vorrà dire che ci sarà un approfondimento da parte delle scuole e mi sembra anche questo una cosa importante. Purtroppo, ecco, a questi dati positivi che ci fanno sentire in qualche misura che il mondo è davvero cambiato, come diceva Bianca, che deve ancora cambiare, però comunque che siamo sulla strada giusta. Ecco, rispetto a questo quadro positivo, purtroppo, vivendo in Piemonte, non posso non concludere questa mia brevissima introduzione se non ricordando che proprio in questi giorni, nella nostra regione, è stato pubblicato un bando da parte appunto della regione, guidata da Cirio, in cui, si selezionano, cioè si chiede, insomma, a chi va alle associazioni, di partecipare appunto in modo tale da poter essere, diciamo così, impiegate nell'ambito appunto dei consultori accanto alle donne che decidono di interrompere la gravidanza ai sensi della legge 194. Ebbene, è veramente una cosa che in qualche modo desta proprio un senso di sdegno, ecco, non mi viene un'altra parola, il fatto che tra i requisiti, che vengono chiesti alle associazioni per essere inserite in questa graduatoria, in questo elenco, scusate, meglio ancora, deve esserci nello statuto dell'associazione la tutela della vita fin dal concepimento e il sostegno alla maternità e al neonato. Ora, quindi, chiaramente è una selezione destinata ad ammettere quelle che si chiamano le associazioni pro vita, con tutto quello che comportano anche come scelta ideologica, all'interno appunto del percorso di donne che stanno compiendo una loro scelta nell'ambito di un quadro legislativo che in qualche modo si cerca, non dico di compromettere, ma certamente di rendere, di più, di maggiore, di rendere maggiormente difficile ad applicare. Ecco, mi sembra una cosa molto grave, mi sembrava giusto segnalarla all'inizio di questi nostri lavori. Vi ringrazio veramente tutte, veramente bello essere qui tutte insieme e il comitato
esprime veramente la grande soddisfazione per aver potuto avere la presenza di persone così, di donne così qualificate in questa giornata. Grazie. Grazie Chiara. Allora io lascerei la parola alla coordinatrice della nostra sessione, Luisa Passerini. Luisa Passerini è professoressa emerita all'Istituto Universitario Europeo di Firenze, dove ha insegnato storia del XX secolo. Ha lavorato sulla memoria delle migrazioni verso e attraverso l'Europa negli ultimi decenni. Ha studiato i soggetti del cambiamento sociale e culturale nel XX secolo, dai movimenti di liberazione africani ai movimenti operai, a quelli delle donne e degli studenti. È tra le fondatrici del TIRSD, che ho ricordato prima, e della Società Italiana delle Storiche. Luisa, lascio la parola a lei per la sessione. Grazie Marta di queste parole generose, grazie anche a Chiara Ciarini per ciò che ci ha detto e in generale per l'invito a partecipare al convegno, a Dalida Vitale per gli scambi nella preparazione e a Raffaella Simonetti per la sua puntuale corrispondenza preliminare. Io sono particolarmente lieta di partecipare a questo convegno e a questa sessione in onore di Bianca su un tema che le stava molto a cuore, perché è proprio così, è una strada in divenire, è un cammino in corso, e vorrei condividere con voi, in ricordo appunto di Bianca, una collaborazione che abbiamo avuto nella seconda metà degli anni Ottanta, che per me è un ricordo particolarmente caro. Nell'anno accademico, io lo insegnavo appunto all'Università di Torino, nell'anno accademico 1986-87, Bianca, Patrizia Guerra ed io tenemmo un seminario alle carceri nuove di Torino con donne provenienti dalle Brigate Rosse e da prima linea. Questo seminario era accreditato presso l'università, durò da gennaio a giugno dell'87 con una ripresa nell'autunno, e era stato possibile perché alcune delle donne erano iscritte all'Università di Torino ed esisteva una commissione rettorale per i rapporti con gli studenti detenuti. In particolare la facoltà di magistero dove io insegnavo aveva approvato il programma del seminario che si intitolava Identità femminile e violenza politica. E avevamo presso il Dipartimento, prima istituto, poi Dipartimento di Storia della Facoltà di Magistero, una sezione di storia orale molto importante che ha prodotto molti materiali, e quindi questa richiesta di un seminario accreditato era ben situata, aveva dei diritti, ma comunque fu necessario ottenere tanti permessi del Ministero, del giudice di sorveglianza, della direzione del carcere, che devo dire collaborò molto con noi, tant'è vero che ci venne chiesto di aggiungere alle tre donne che erano state nelle VR e alle sei di prima linea una detenuta comune che chiamammo con lo pseudonimo di Viola, che era in carcere per omicidio politico. Questo era per omicidio apolitico, scusate. È un aspetto molto importante, come dirò dopo, ma prima vorrei ricordare la difficoltà di far questo, perché noi facevamo incontri collettivi una volta alla settimana, il martedì, alle carceri, e una volta alla settimana, il sabato mattina, all'università, con le donne che avevano ottenuto la semilibertà. Nel carcere portavamo il registratore audio, il che non era assolutamente previsto dal regolamento, quindi ci volle un permesso speciale. Molto brevemente, perché se volete una cronaca di tutto questo è nel mio libro Storie di donne femministe. Però vorrei dire in che cosa consistette il ruolo fondamentale di Bianca in quell'esperienza. Innanzitutto nel muoversi in questo ginepraio dei permessi, delle autorizzazioni che ogni volta si rinnovava quando arrivavamo al carcere, ma poi soprattutto nella gestione del seminario, in cui Bianca dimostrò una straordinaria capacità didattica. Il seminario si svolgeva così: c'era una fase di registrazione in cui, seguendo i principi della storia orale, noi ricercatrici e docenti
chiedevamo a una delle 10 donne di narrare la sua vita. E lei aveva piena parola, le altre assistevano, potevano intervenire solo alla fine. Lei stessa poi trascriveva, quindi c'era una importante questione di rapporto tra orale e scritto, a cui si aggiungeva, e qui mi ricollego a ciò che diceva Marta prima, si aggiungevano i materiali che Bianca metteva a disposizione dal suo proprio archivio. Quindi avevamo l'orale scritto del seminario, ma anche gli interrogatori ufficiali in tribunale, e questo è stato veramente un aspetto di grandissima importanza, il materiale dei processi. Poi c'era una fase di analisi e discussione e c'era anche un'indagine sulle origini sociali e politiche di queste persone, di queste donne. Ritengo che abbiamo dato un contributo notevole, e all'interno di questo il ruolo di Bianca è stato non solo didattico, ma di riflessione storica, di insegnamento di rispetto e di attenzione a tutte le donne, perché anche questa detenuta comune per omicidio apolitico aveva un valore simbolico Bianca l'aveva difesa in tutti i modi, perché rischiava il manicomio criminale, in quanto aveva alcuni problemi lei stessa. E questa persona non facile, però che valore simbolico aveva, che si era creato all'interno del carcere, e lo sentivamo dalla porta, ci trovavamo in uno stanzone con queste donne, col registratore, e per loro era un momento di festa. E sentivamo dal di là della porta le detenute comuni che protestavano, perché dicevano: questo diritto del seminario a noi non è concesso. E quindi la rappresentanza anche delle detenute comuni da parte di questa Viola era particolarmente importante. E qui Bianca ha avuto un ruolo fondamentale, perché non era facile per me, per Patrizia Guerra, per tutte le altre donne avere un rapporto con questa persona. Invece fu possibile. E l'altro ruolo storico che ebbe Bianca in quell'occasione fu che venne fuori a un certo punto, suggerito da alcune delle donne ex terroriste, non volevano usare questo termine ovviamente, che avevano perpetrato violenza politica, un rapporto, un paragone con la resistenza. E io naturalmente mi inalberai come storica due situazioni completamente diverse, imparagonabili, ma fu Bianca che con grande intelligenza, sulla base della sua propria esperienza, spiegò le differenze e le rese accettabili, e quello fu un contributo per tutte noi. Vi ricorderei che tutti i materiali di quei seminari sono stati versati alla Nocentini, la Fondazione Nocentini, insieme ad altri miei materiali di storia orale. Come dico, questo ricordo mi è molto caro e illustra anche uno di quegli aspetti che diceva Marta, cioè il lato umano e sempre privo di arroganza, sempre improntato al rispetto e all'attenzione che ha avuto Bianca in molte situazioni, tra cui quella che era veramente difficile. Allora possiamo passare da questo ricordo alla nostra sessione, e in particolare la prima relatrice è Francesca Paruzzo. È molto coerente con questo che Francesca ci presenti un intervento che si chiama La rappresentanza di genere nelle istituzioni, che ha un approccio storico, quindi si ricollega a questo tema della storia. E vi dico due parole su di lei. È borsista di ricerca presso l'Università di Torino, dove ha conseguito il dottorato in diritti e istituzioni, ma è anche avvocato civilista. Si occupa del diritto di famiglia, di diritti della personalità, e le tematiche che ha affrontato e che affronta sono veramente, spaziano su una vasta gamma: divieto di discriminazione per motivi di nazionalità, oggi in Europa molto importante,
il bilanciamento tra diritto all'oblio e libertà di espressione. Questo lo incontro molto a proposito del mio lavoro di ricerca sulle migrazioni. E in particolare poi il ruolo del diritto ai momenti finali, alla decisione nei momenti finali dell'esistenza umana, nonché anche l'analisi del carattere antifascista della Costituzione Repubblica. E anche altre cose. Francesca, non le nomino tutte, ma mi congratulo per questa ricchezza di temi e le passo la parola. Grazie mille. Allora, buongiorno a tutte e tutti. Prima di tutto grazie agli organizzatori per l'invito e alla la possibilità di poter partecipare effettivamente a questa sessione. Ho apprezzato molto chi mi ha preceduto nel andare a dare un senso, una connotazione al significato della strada verso l'uguaglianza. Strada verso l'uguaglianza rispetto alla quale quello che io tendo sempre a pensare è che questa strada sia sempre un percorso in divenire, perché è sempre necessario andare ad evitare di pensare che si siano raggiunti dei punti d'arrivo oltre i quali non si può andare. Ogni punto, ogni passaggio viene ad essere una sorta di punto di partenza per un qualcosa che verrà dopo. Io quello di cui vorrei parlarvi oggi è stata la strada verso l'uguaglianza nella partecipazione politica delle donne, la rappresentanza nelle istituzioni. Lo spunto per questo intervento mi è venuto leggendo due volumetti curati da Bianca Guidetti Serra nel 77, che si intitolano Compagne, testimonianza di partecipazione politica femminile, in cui si racconta la biografia di donne che hanno preso parte alla resistenza, alla lotta contro il fascismo, e che hanno fatto dell'impegno pubblico, della partecipazione pubblica, dell'attenzione a quella che è il processo decisionale, sia attraverso la base, sia attraverso delle scelte che poi di vita che sono state fatte, una loro presupposto e premessa della loro esistenza. In tutto questo Bianca ha avuto un ruolo, come è stato ricordato all'inizio, attraverso i gruppi di difesa, attraverso l'UDI, e quindi il punto di partenza può essere proprio il ruolo che l'UDI ha avuto e che le donne hanno avuto in primo luogo nell'Assemblea Costituente. Ruolo delle donne all'interno dell'Assemblea Costituente, quindi la prima partecipazione effettiva ai processi decisionali, al più importante processo decisionale che potevamo avere, cioè la redazione di quella che è la nostra legge fondamentale, la Costituzione italiana, dopo 20 anni di fascismo, dopo aver avvertito la necessità di una formazione, di una democrazia che doveva iniziare a svilupparsi su fondamenta realmente nuove. Partecipazione delle donne all'Assemblea Costituente che era tutto fuorché scontata, perché quello che bisogna forse ricordare è che inizialmente nel 1945 il primo decreto luogotenenziale che va a estendere il diritto di voto a tutte le donne comprendeva solo ed esclusivamente la possibilità di elettorato attivo, cioè si andava a prevedere semplicemente che le donne potessero votare ma non che potessero essere votate. Si estendeva sì, ma non anche dal punto di vista della loro possibilità di partecipazione effettiva. Questo avverrà solo ed esclusivamente il 10 marzo del 1946, proprio in seguito alle azioni dell'UDI che sollevarono delle questioni rispetto a questa esclusione. E questo porterà alla possibilità per le donne di candidarsi come membri dell'Assemblea Costituente. Ci furono 226 candidate. Di queste 226 candidate che andarono a presentare la propria possibilità di elezione, ne furono elette 21. Ne furono elette 21, di cui 9 che appartenevano al Partito Comunista, 9 alla Democrazia Cristiana, 2 al Partito Socialista e 1 al Partito dell'Uomo Qualunque. Ed erano donne che sicuramente appartenevano a ideologie politiche estremamente diverse, ma che lavorarono nell'Assemblea Costituente per portare una nuova prospettiva, per combattere per una nuova idea di emancipazione femminile che potesse realmente andare ad affermare una nuova forma di democrazia. Quelli che erano i punti sono ben descritti da una nota che la stessa Unione delle Donne, l'Unione Nazionale delle Donne Italiane, l'UDI, invia alle donne membri dell'Assemblea Costituente il 26 giugno del 1946. Una nota che purtroppo è ancora molto attuale oggi e che recita così:
Quelli che erano i punti su cui le si invitava a concentrarsi erano la parità giuridica con gli uomini in ogni campo, il riconoscimento del diritto al lavoro, l'accesso a tutte le scuole, professioni e carriere, il diritto a un'adeguata protezione che permetta alla donna di adempiere i suoi compiti di madre, uguale valutazione, trattamento e compenso degli uomini per uguale lavoro, rendimento e responsabilità. 26 giugno 46 appare ancora oggi particolarmente attuale come nota. Qual era l'obiettivo? L'obiettivo era l'affermare quel principio in forza del quale una compiuta democrazia doveva per forza essere fatta di uomini e di donne. E questo lo esprime molto chiaramente, a mio avviso, Teresa Mattei, donna costituente, che dice: non vi può essere un solo passo sulla via della democrazia che non voglia essere solo formale ma sostanziale, non vi può essere un solo passo sulla via del progresso civile e sociale che non possa e non debba essere compiuto dalla donna insieme all'uomo, se si voglia veramente che la conquista affermata dalla Carta Costituzionale divenga stabile la realtà per la vita e per il migliore avvenire d'Italia. In questo hanno avuto un ruolo le donne costituenti e l'hanno avuto rispetto a quello che è l'articolo principale che va a sancire l'uguaglianza delle donne e quello che è l'articolo che va a sancire la parità di accesso alle cariche elettive e ai pubblici uffici. Quindi in primo luogo l'articolo 3, Angela Merlin ebbe un ruolo essenziale nell'andare a formulare quello che è il primo comma che andava a escludere che vi potessero essere delle distinzioni da parte della legge fondate sul sesso. Di nuovo Teresa Mattei ebbe un ruolo fondamentale invece nella formulazione del secondo comma che va a sancire un principio di uguaglianza non solo più formale ma anche sostanziale e che attiene al compito della Repubblica di eliminare quelle situazioni di fatto che concretamente impediscono la piena partecipazione alla vita politica, economica e sociale dello Stato, ma soprattutto per il tema che qui ci interessa, l'articolo 51. Questo articolo 51 che afferma nella formulazione originaria che poi è stata approvata dall'Assemblea Costituente che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Non era ovvio che questa sarebbe stata la formulazione definitiva, perché in realtà molte delle discussioni che si sono tenute nel corso dell'Assemblea Costituente e che avevano come scopo più o meno manifesto di andare a introdurre possibilità di deroga a questo principio paritario, volevano introdurre il fatto che i limiti potessero dipendere dalle attitudini. Volevano inserire nel principio di parità di accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive il fatto che questa parità venisse garantita alla luce e in base alle attitudini dei singoli. Eppure le attitudini, come va a sottolineare Maria Federici, anche lei costituente, in una discussione, le attitudini si manifestano attraverso il lavoro e andare a precludere l'accesso al lavoro, che sia in cariche pubblici, una discussione nota che si è tenuta in Assemblea Costituente, l'accesso alla magistratura, cariche elettive, quindi la partecipazione ai reali processi decisionali, avrebbe impedito di fatto di mostrarle quelle attitudini e di fatto avrebbe svuotato di significato quella norma. Attraverso l'azione, attraverso questa discussione, si arriva ad una formulazione che invece ha consentito e ha protetto e ha permesso di arrivare ad una situazione oggi, sia per quanto riguarda i pubblici uffici, sia per quanto riguarda le cariche elettive, che andasse ad affermare la prescrittività del principio di uguaglianza, sia a livello formale che a livello sostanziale. È stato un po' più facile con riferimento ai pubblici uffici, nel senso che con riferimento ai pubblici uffici, primi fra tutti appunto l'accesso alla magistratura, noi abbiamo una sentenza importantissima della Corte Costituzionale del 1960 che dichiara che una disposizione di legge del 1919 che escludeva le donne da un certo numero di pubblici uffici non era più compatibile con la Costituzione. Un po' più difficoltoso è stato invece il processo che ha portato all'affermazione della necessità
di garantire la piena partecipazione e la pari partecipazione delle donne nei processi decisionali e nelle assemblee elettive, che fossero nazionali, che fossero regionali o che fossero comunali. È stato più lungo, è stato più difficoltoso, è stato fortemente legato ad una concezione di rappresentanza politica che in parte avvallata anche dalla Corte Costituzionale, che impediva di considerare che essa potesse necessitare di un intervento e di una partecipazione femminile come distinta rispetto alla partecipazione maschile. Cioè, qual era il principio che si andava ad affermare? Il principio che si andava ad affermare era quello per cui il membro del Parlamento, il membro del Consiglio regionale, il membro del Consiglio comunale rappresentavano la volontà generale. E quindi andare a porre in essere delle azioni positive che potessero garantire la partecipazione femminile e quindi una distinzione di genere rischiava nelle intenzioni nell'argomentazione argomentazioni di chi sosteneva queste tesi di introdurre delle discriminazioni. Sembra paradossale, però in realtà questa è una tesi che ha sostenuto la stessa Corte Costituzionale nel 95, perché la Corte Costituzionale nel 95 davanti alla Corte Costituzionale si vanno a sollevare delle questioni che riguardavano delle disposizioni elettorali sia per quanto riguardava la Camera dei Deputati sia per quanto riguardava alcune leggi elettorali delle regioni e dei comuni, che prevedevano due azioni positive diverse. Per quanto riguarda la legge elettorale nazionale, si andava a prevedere l'allora Mattarellum, in vigore in quel momento c'era il Mattarellum, la legge elettorale che è rimasta in vigore dal 1993 al 2005, che andava a prevedere l'obbligo di alternanza di genere nelle liste per il recupero proporzionale delle elezioni della Camera dei Deputati, cioè necessariamente uomini e donne dovevano essere indicati in queste liste secondo l'alternanza, obbligatoriamente. Mentre invece per quanto riguarda le disposizioni elettorali regionali e comunali si faceva riferimento semplicemente a un criterio di formazione delle liste, andandosi ad affermare che queste non potevano sovrarappresentare un genere, ovviamente quello maschile, in misura superiore ai 2/3. In questo caso la Corte Costituzionale va a dichiarare l'illegittimità costituzionale di queste norme che garantivano l'accesso, o che meglio, prendevano atto della scarsa partecipazione delle donne alle assemblee elettive e quindi cercavano di porvi rimedio proprio in un'ottica di partecipazione femminile ai processi decisionali, perché dice la Corte Costituzionale che questo avrebbe violato non solo il principio di uguaglianza formale, cioè perché sarebbe andato a introdurre delle discriminazioni fondate sul sesso, proprio alla luce di quel concetto unitario di rappresentanza politica, ma avrebbe anche violato il principio di uguaglianza in senso sostanziale. Perché? Perché non si limitava a rimuovere gli ostacoli che impedivano un risultato, quindi la partecipazione effettiva alle assemblee elettive, ma andavano ad attribuire quel risultato. Cioè andavano a falsare il gioco elettorale, andavano a falsare, dice la Corte Costituzionale nel 95, il gioco democratico. La situazione si ribalta in realtà pochissimi anni dopo, a dimostrazione di come queste strade che possono subire delle battute di arresto in realtà poi possano anche subire delle accelerazioni incredibili e insperate. Cambia a partire dal 2003 con un'altra pronuncia sempre della Corte Costituzionale, che prende atto del contesto mutato, perché in quegli anni intervengono delle revisioni costituzionali che introducono la possibilità di azioni positive da parte della Repubblica al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, perché entra in vigore la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che afferma, che anche se ai tempi non era ancora vincolante, che va ad affermare che ferma la pari ordinazione tra uomo e donna, sono legittime, sono necessarie delle azioni che vadano a garantire la partecipazione, l'impegno politico e la presenza politica delle donne, o meglio, loro si parla di sesso sottorappresentato, quindi in quel momento ancora delle donne. Nel 2003 la Corte Costituzionale prende atto di questo contesto mutato e va a modificare il proprio orientamento in modo radicale, prendendo finalmente la direzione giusta e andando ad affermare che in realtà la piena garanzia dell'uguaglianza tra uomo e donna nella partecipazione a
alle assemblee elettive, nella partecipazione alle istituzioni, nell'essere parte delle istituzioni, passava attraverso la garanzia dell'uguaglianza sostanziale, e l'uguaglianza sostanziale poteva essere garantita effettivamente solo attraverso questa tipologia di azioni, solo attraverso delle formulazioni legislative che garantissero, senza falsare il gioco elettorale attribuendo un risultato, ma che garantissero la possibilità di non sovrarappresentare un genere. Questo ha segnato l'inizio del percorso. Ci sono voluti ancora 10 anni perché ci fossero legislazioni elettorali che ponessero attenzione alla questione di genere. La legge elettorale del 2005, quella che è stata soprannominata del Porcellum, non conteneva disposizioni in questo senso. La prima legislazione elettorale che lo fa è la legislazione elettorale in materia di elezione del Parlamento europeo, che infatti consente nelle elezioni del 2014 un'elezione di una percentuale di donne al Parlamento europeo pari al 39%. Non era mai stata superata fino a quel momento la soglia del 35%. Con le elezioni del 2019 questa soglia è stata ulteriormente stipulata e si è arrivati al 42%. A livello nazionale, per quanto riguarda il nostro Parlamento, si iniziano a prevedere delle disposizioni in questo senso nell'Italicum del 2015, che però non troverà mai applicazione perché è stato dichiarato parzialmente incostituzionale nel 2017, e poi nell'attuale legge elettorale. Attuale legge elettorale che prevede un sistema di elezione misto, proporzionale e maggioritario, prevede che i candidati nel sistema uninominale non possano rappresentare un genere in misura superiore al 60%, prevede invece nel sistema di elezione proporzionale che i capilista non possono rappresentare un genere in misura superiore al 60% e che le liste vengano ad essere composte secondo il sistema dell'alternanza di genere. Quindi per la prima volta, ben 14 anni dopo la sentenza del 2003 che dà la direzione, si va, pur con tutte le difficoltà comunque di questa legislazione elettorale, a porre l'attenzione sulla necessità di garantire e favorire l'accesso e la rappresentanza femminile anche nelle istituzioni. Con le elezioni del 2018, e mi appresso alla conclusione, si arriva ad una percentuale di rappresentanza di genere femminile all'interno del nostro Parlamento pari al 35%. Dell'Assemblea Costituente, che era circa pari al 3,7%, molti anni dopo si arriva al 35%. Sicuramente non è ancora abbastanza, sicuramente è un inizio, ma è un po' il discorso che facevo quando ho cominciato. La direzione è quella giusta, probabilmente. Non facciamo l'errore di considerarlo un punto di arrivo. Consideriamolo un punto di partenza per un'evoluzione futura e soprattutto consideriamolo un punto di partenza per l'evoluzione futura che si deve accompagnare insieme a questo dato formale ad una crescita e ad uno sviluppo di tipo sostanziale e culturale, perché abbiamo ben visto poi che alla partecipazione alle assemblee elettive non necessariamente consegue una partecipazione anche agli organi governativi. Gli ultimi 3 governi che si sono succeduti, i primi 2 governi Conti, l'attuale governo Draghi, sicuramente non vedono una partecipazione paritaria tra uomini e donne, a dimostrazione proprio del fatto che nonostante ci siano delle disposizioni formali che vanno a garantire questi principi, la strada verso l'uguaglianza e verso un'effettiva partecipazione delle donne nelle istituzioni è una strada ancora estremamente in divenire e che si fonda su una concezione fortemente evolutiva di questi processi e una necessità di sviluppo della democrazia che non può prescindere dall'emancipazione femminile. Allora, io spero di aver dato un po' il quadro di questo processo, di questa evoluzione, partendo dallo spunto e dal racconto di storie di vita di donne che hanno avuto come presupposto e come premessa della loro esistenza, come raccontato da Bianca Guidetti Serri nei 2 volumetti che ho indicato all'inizio, l'impegno politico, l'essere parte dello Stato, della cosa pubblica e dei processi che ne derivano. Grazie a tutte e tutti.
Grazie a Francesca Paruzzo per averci fornito un quadro veramente istruttivo di questa strada dalla Costituente a oggi, nelle sue continuità e discontinuità, e anche per aver fatto riferimento a questo lavoro di Bianca, che è stato uno dei lavori fondativi della storia orale in Italia e in Piemonte. E ci ha ricordato che la nostra storia è piena di contraddizioni anche, e ci ha fornito un buon punto di partenza per le prossime relazioni. Rilevo come elemento importante del suo intervento il ruolo dell'Europa, che effettivamente in alcuni casi è stato determinante. Quindi grazie ancora, e su questo sfondo potrà intervenire proficuamente Alice Panepinto, che è lecturer in law a Queen's University a Belfast, e a questa università insegna dei corsi su teorie dei diritti umani e sulle questioni contemporanee nel diritto della proprietà. Direi che è un bel balzo quello che facciamo, perché arriviamo al coloniale e al postcoloniale, e in particolare a temi che sono di estrema attualità politica, come l'ordinamento giuridico internazionale nei sistemi giuridici a maggioranza musulmana e il tema dei beduini palestinesi a rischio di trasferimento forzato. Questi sono temi di cui si occupa Alice Panepinto, che presenta un intervento dal titolo molto significativo: Il paradosso dell'eguaglianza di genere nei diritti umani. Prego, Alice Panepinto. Grazie mille per il gentilissimo invito e per l'introduzione. Comincio con dire apertamente che non sono abituata a presentare in italiano, quindi non ho quella scioltezza che avranno tutti gli altri, ma sarete sicuramente molto pazienti. Allora, devo condividere le slide, ma vedo che non è possibile. C'è scritto host disabled attendee screen sharing. Sì, adesso ti diamo l'autorizzazione per condividere lo schermo. Ok. Riprova. Un attimo solo. Grazie. Ok, prova ora. Sì, okay. Funziona. Vedete il mio schermo? Si vede? Sì, perfetto. Perfetto, grazie mille. Ok, allora, io oggi vi parlo un pochino del paradosso dell'eguaglianza di genere nei diritti umani, e quindi si passa all'ordinamento internazionale. Soprattutto però farò un brevissimo accenno ad alcuni problemi della CEDU. Ringrazio Francesca, che ha già introdotto alcuni dei temi importanti che si riferiscono anche a quello di cui parlerò io, e soprattutto il tema del divenire. L'eguaglianza di genere è in divenire in tutti gli aspetti dell'ordinamento nazionale, europeo e anche internazionale, anche nei diritti umani, il diritto più buono, se vogliamo. Ok, allora, innanzitutto vi devo ringraziare anche da parte della mia università, che vi porta tanti saluti. E comincerei con illustrare quello che è il mio intervento in pochissime parole. Allora, la mia tesi è che i diritti umani sono un'arma a doppio taglio. Da un lato emancipano le donne e al contempo le sottomettono a un'immaginazione socioculturale che viene formalizzata nella legge su cosa è, non è e debba essere la donna. E questo è problematico per una serie di motivi che vedremo nei prossimi 15-20 minuti. Questo spero sarebbe stato di interesse a Bianca stessa. Quando parliamo di diritti umani e
diritti delle donne, non possiamo dimenticarci la intersezionalità e la vita e il lavoro e l'impronta che ha dato Bianca in tutti gli ambiti in cui ha lavorato, ci indica proprio come ci siano tanti legami che rendono molto difficile il distinguere i diritti delle donne da tutti gli altri ambiti di battaglia politica per l'emancipazione di ogni gruppo che strutturalmente è sottomesso nel nostro ordinamento, ma anche nella nostra società. Allora, i diritti umani e il paradosso di genere. Allora, le questioni di genere sono inestricabili dal diritto. Il diritto è un'espressione culturale e si basa molto spesso sulle convenzioni di genere di chi detiene il potere, potere relativo si intende, del campo sociale e quindi anche del campo politico, del legislatore, ma anche il campo degli operatori del diritto. Ho parlato di recente con un gruppo di giudici e avvocati proprio di temi simili. E quindi il diritto contribuisce direttamente ai processi e qui appunto faccio riferimento ai grandi sociologi francesi, quindi alla discourse e alla praxis socioculturale di genere, perché proprio perché ha una funzione normativa che, ripeto, che è anche espressione culturale. E quindi bisogna avvicinarsi allo studio dei diritti umani e il paradosso di genere con molta consapevolezza, spirito critico e anche senso di inclusione e, come dire, consapevolezza di chi è escluso molto spesso da questi ambienti nei diritti umani dove si parla di diritto delle donne. Allora, tutti conoscete il testo chiave dell'ordinamento internazionale, è una dichiarazione, certo, non è un trattato, quindi ha una funzione per gli internazionalisti tra di voi. Sappiamo che la dichiarazione, non essendo un trattato, ha uno scopo un pochino diverso rispetto ai trattati, però per molti aspetti quello che è contenuto nel testo del 48 viene considerato come parte, diciamo, integrante di quella che è la cultura giuridica internazionale in materia di diritti umani. Ed è una cosa bellissima, il 48 sicuramente è un anno importante per i diritti umani, ma è anche un periodo fondamentale perché si ristabilisce un pochino l'ordine delle cose dopo chiaramente la Seconda Guerra Mondiale. Ma sappiamo tutti che il mondo nel 45 non è certo il mondo del 2021. E infatti, se leggiamo alcuni degli articoli della dichiarazione, vediamo un'attenzione particolare ad alcuni aspetti, diciamo, di genere. Quindi si parla tanto di matrimonio, si parla di famiglia come gruppo fondamentale, naturale della società. In Italia anche questo si vede negli stessi anni e continua a vedersi. Altrove, articolo 25, vediamo un chiaro esempio in cui si sottintende culturalmente, socialmente, che il capofamiglia è uomo. Si parla di himself, lui stesso, e della sua famiglia, his family. E viene quindi introdotta la donna nel contesto familiare come madre. Madre nella funzione di cura e assistenza, quindi non donna all'interno della famiglia necessariamente come lavoratrice sullo stesso pianeta. Una certa concezione culturale della donna che viene cristallizzata in questo documento, che è un'arma a doppio taglio. Non è sicuramente un linguaggio giuridico emancipatorio. Passiamo quindi ai due testi del 66, che invece sono trattati internazionali e che quindi hanno una storia nei travaux un pochino diversa. Il documento che si occupa di diritti civili e politici è un po' espressione di una parte del mondo durante la Guerra Fredda, il documento omologo che si occupa di diritti economici, sociali e culturali, spesso viene indicato come espressione principale del blocco sovietico. Ciò non toglie comunque che entrambi questi documenti
espressione del loro contesto politico, eccetera, parlano di eguaglianza tra uomo e donna in termini, diciamo, abbastanza stereotipati, diciamo. Quindi, appunto, articolo 14, diritti civili e politici, si parla di uguaglianza di fronte alla legge e di fronte ai tribunali. Benissimo. Però ci sono alcune aree che vengono tolte. E le eccezioni sono le dispute matrimoniali e i casi di affido, in cui i giudizi non devono per default essere resi pubblici, perché quello che i panni sporchi si lavano al chiuso e non certo pubblicamente. Passiamo ai diritti economici e sociali. Si parla di nuovo alla protezione, si parla di nuovo della protezione speciale verso la famiglia e la protezione speciale nei confronti delle madri prima e dopo il momento del parto. Però almeno si parla di working mothers, le donne lavoratrici. Qui vediamo un po' di progressi, anche se si parla ancora di stereotipi. Leggevo di recente come durante gli anni terribili della Romania di Ceaușescu, la rimozione del diritto all'aborto ha provocato delle situazioni rivoltanti, in cui tante donne, non potendosi permettere figli su figli su figli e dovendoli dare via allo Stato, hanno sostanzialmente abbandonato dei bambini che il regime ha tenuto in gabbie, quindi delle cose terrificanti. Questo è un caso estremo di quello che succede quando il diritto all'aborto non è garantito per legge. Parliamo di Ceaușescu, dittatore. Passiamo quindi a un'analisi un pochino più socio-giuridica. Cosa ci dicono questi tre documenti fondamentali dell'ordinamento internazionale dei diritti umani? Bene, quello che fanno grosso modo è cercare di elevare la donna al livello dell'uomo. Questo è il modello liberale dei diritti delle donne, criticato poi da tante femministe, anche giusfemministe. Sappiamo tanto da Simone de Beauvoir, che opera proprio negli anni in cui viene pubblicata la dichiarazione. L'uomo rimane quindi il referente culturale, sociale e giuridico dell'ordinamento internazionale dei diritti umani, e questo è un altro motivo che mi spinge a dire: bene, è un altro esempio di come i diritti umani sono amici e nemici dell'emancipazione femminile. Brevemente sulla SIDA, che è la convenzione che si occupa della discriminazione, si parla proprio di questo sollevamento della donna al pari dell'uomo, l'uomo come punto di riferimento, la donna come altro. Sappiamo anche dal lavoro di Edward Said sull'orientalismo, questa concezione di altro a l'uomo bianco, eterosessuale. Quello che vediamo in tutti i documenti citati è che c'è un silenzio sul contesto strutturale del patriarcato, e questo chiaramente non rispecchia la complessità del mondo in cui devono operare i diritti umani. E poi le donne vengono in tanti modi diversi, no? Però solo una di queste immagini rappresenta, diciamo, il referente culturale di quella che dovrebbe essere una donna. Sicuramente, appunto, il fatto che la donna è vista in un determinato modo, anche nell'ordinamento internazionale dei diritti umani, che è
largamente opera del mondo occidentale cristiano. Ci dà, e poi lo vedremo nella prossima slide, ci dà un senso che quando si parla di donne è una donna specifica di cui stiamo parlando. Non stiamo parlando di tutte le donne, sicuramente non le sex workers, sicuramente non le donne marroni che scelgono di indossare il velo, pur essendo premio Nobel, sicuramente non le donne trans. Passiamo brevemente all'Europa. Abbiamo già, Francesca ha già citato l'Europa e in particolare ho pensato di citare una decisione della Corte di Strasburgo del 2005, mi sembra, che tratta un caso interessante di una studentessa di medicina in Turchia che vuole poter accedere alla sua università con il velo. Bene, la Corte di Strasburgo decide che il suo ruolo è un ruolo militante dei diritti umani che si basa su una visione dei diritti delle donne e quindi la donna velata è problematica per l'ordinamento, come vediamo ancora in tutti i paesi europei, del nord, del sud, dell'occidente e dell'oriente europeo, c'è un'islamofobia pazzesca che vediamo proprio nei dibattiti attorno al velo, e l'ossessione in questo caso. La dentista di mia figlia, dovrei dirlo, è una dentista velata, che ha una Lamborghini con la targa personalizzata, quindi è un esempio che forse dovremmo portare un po' più spesso quando la gente dice oppressione. E quindi bisogna pensare ai diritti umani nelle sue intersezionalità, domandarsi se questi binarismi di genere sono accettabili oggi, benché siano contenuti nel testo della dichiarazione del 48 e in tutto quello che viene dopo, e pensare a come i diritti umani possono affrontare nuove sfide, che poi non è che sono così nuove, sono semplicemente state ignorate per lo più. E quindi a questo punto, secondo me, occorre porsi la domanda di come i diritti umani e le questioni di genere possono affrontare un tema caldissimo adesso, almeno nel mondo anglosassone, che si basa su posizioni divergenti o apparentemente divergenti nel femminismo e nel giusfemminismo. Da un lato c'è l'aspetto biologico e dall'altro c'è l'aspetto sociologico, autrici McKinnon e Butler che tutti conosciamo. E su questo io non ho ancora delle risposte chiare. Quando insegno questo tema ai miei studenti, è molto interessante vedere la ricchezza del dibattito e la difficoltà a volte. E, appunto, non bisogna avere risposte chiare, ma bisogna pensarci in maniera determinata, perché gli aspetti biologici e sociologici non sono necessariamente filoni contrastanti di femminismo. Si parla sempre di gerarchia, se vogliamo. E per chi appunto volesse i riferimenti, appunto, la Catherine McKinnon è una femminista radicale che fa una cosa importante nel suo lavoro, cioè criticare il modello borghese, liberale, occidentale di femminismo. Lei e tante altre, citerò tra qualche slide una delle mie autrici femministe preferite, non Butler, arriva tra un attimo. Conosciamo tutti il lavoro di Gender Performance di Judith Butler, che parla soprattutto del contesto sociale che si sovrappone alla formulazione del diritto e all'interpretazione anche dei diritti delle donne.
i diritti umani assorbono le performance e gli stereotipi di genere. Di questo siamo tutti d'accordo. E quindi appunto quando pensiamo al gender nei diritti umani, dobbiamo pensare che da un lato abbiamo questo impacchettamento, si dice così in italiano, di tutto ciò che è bello e buono, eppure anche i diritti umani sono permeabili a una serie di fatti molto problematici. Ratna Kapoor, che è l'autrice che volevo citare, parla proprio di come gli stereotipi costituiscono una barriera alla piena realizzazione dei principi di eguaglianza di genere, e parla della metafora del pesciolino rosso nella boccia, che può solo girare all'interno di uno spazio limitatissimo. E non sto a elaborare quello che scrive nel suo ultimo libro del 2018, però il sunto è che bisogna riconoscere che i diritti umani oggi si basano su una visione di gerarchie umane, e quindi questo interferisce nella piena realizzazione dell'eguaglianza tra uomini e donne, ma proprio anche, bisogna dire, l'eguaglianza di tutti, al di là delle identità di genere. Esempio classico di un ambito di diritti umani delle donne che viene dimenticato molto spesso in Italia. Sono molto contenta, mi raccontano alcune amiche che c'è più lavoro, io non vivo in Italia da tanti anni, ma c'è più lavoro negli ultimi anni per integrare le voci delle femministe italiane nere, di cui ne abbiamo tante e di cui purtroppo tante non possono essere italiane allo stesso modo, e quindi non possono essere soggetto di diritti allo stesso modo. Questo è un esempio del Freedom in a Fishbowl di Ratna Kapoor. Si è libera, ma in un contesto ancora abbastanza circoscritto. E riprendo qui un altro contributo di Judith Butler, in cui parla della produzione di vite umane secondo norme sociali e culturali che qualificano alcune vite come vite e altre come meno vite e altre come non vite. Sicuramente le vite perse nel Mediterraneo non sono considerate vite allo stesso modo delle donne che siedono in Parlamento. Nei parlamenti. E quindi un punto di partenza è che tutti i soggetti devono essere innanzitutto riconosciuti come tali. E qui torno al punto interrogativo. I diritti umani possono realmente emancipare tutte le donne in base a tutto quello che abbiamo visto nelle ultime slide? Solo se rimarranno un progetto dinamico, in divenire e in dialogo con altri aspetti di produzione sociale e culturale con effetti normativi. E qui ringrazio ancora Francesca che ha indicato proprio quella strada in divenire. Non siamo certo arrivati a un punto di arrivo neanche nell'ordinamento internazionale per i diritti umani per quanto riguarda i diritti delle donne. E quindi bisogna essere consapevoli del duplice ruolo dei diritti umani. Quindi quando usiamo i diritti umani cerchiamo di usarli in maniera il più possibile emancipatoria. E concludo con una bellissima slide, secondo me, riporta alla luce il marketing, penso, degli anni forse 60-70 della Fiat fuori dall'Italia. Traduco, se fosse una donna, se la bellissima 127 Palio fosse una donna, sarebbe oggetto di un pizzicotto sul sedere. E il graffito sotto dice, sì, se questa donna fosse una macchina, ti prenderebbe sotto.
E con questo vi ringrazio e se qualcuno vuole le slide scrivetemi e ascolto con piacere il resto del panel. Moltissime grazie Alice Panepinto per questa ricca relazione che certamente ha un grande valore nel campo del diritto e della storia del diritto, ma che per me ha anche un grande interesse transdisciplinare, perché ha introdotto dei temi che nel mio campo, la storia culturale, delle categorie come l'immaginazione, l'intersezionalità, l'individualità, la performance, il colore, che sono i temi su cui stiamo dibattendo in modo appunto transdisciplinare, quindi siamo avvicinate da queste categorie e anche dall'attenzione al linguaggio proprio attraverso campi diversi. Sono particolarmente colpita da quello che lei ha sottolineato, cioè la problematicità del dibattito, il fatto che non abbiamo risposte certe e siamo aperte alla sua dimensione globale, perché è veramente globale. E a questo proposito sono lieta di confermare che le italiane nere sono sia soggetti di un dibattito in corso in Italia, in alcuni media, e anche continueranno ad esserlo, sia come soggetti sia come oggetti, cioè di riflessione su se stesse. Mi sembra che questo sia veramente di buon auspicio, perché non siamo più soltanto noi femministe bianche, ma abbiamo le voci delle persone che hanno sperimentato tutto questo. Quindi grazie veramente per questo contributo. E a questo punto giustamente vorremmo passare a livello ancora più internazionale, cioè intercontinentale, al Messico, se è possibile. È possibile, Marta Vicari? Allora, mi inserisco per questo motivo. Siccome la professoressa Alvarez deve ancora collegarsi e sappiamo che invece Linda Laura Sabadini si collegherà appunto un po' più tardi, propongo di spezzare, diciamo così, la sessione con le relazioni dal vivo, mandando invece il video della professoressa Cavaletto. Se la coordinatrice è d'accordo. Mi sembra una buona idea. Direi soltanto questo. Vedo che non ci sono moltissimi partecipanti, farei anche una domanda a chi volesse fare un commento, che potrebbe farlo o adesso o al termine del video. Il video dura 23 minuti, quindi Marta Vicari può eventualmente aprire questa possibilità attraverso la chat, se qualcuna o qualcuno vuole porre un commento, una domanda. Il momento buono è o adesso o subito dopo il video. Sì, la chat su YouTube è attiva, quindi appunto raccogliamo volentieri considerazioni, riflessioni e interventi. Io faccio solo presente, prima di mandare online il video, che nei primissimi secondi sembra non funzionare molto, ma poi si stabilizza, quindi non volevo appunto farvi pensare che magari ci fossero problemi di connessione. Proprio ho registrato un filo in modo imperfetto all'inizio del video. Marta Vicari, mi scusi, c'è da dire una cosa importante, cioè devo dire, siccome non l'avrei detto alla fine, ma qualche cosa sulla figura della persona che ha preparato il video, su Giulia Maria Cavaletto, che è ricercatrice postdoc all'Università di Torino nel Dipartimento di Cultura, Politica e Società, e anche all'Università di Padova nel Dipartimento di Scienze Politiche. Ha fatto il dottorato di ricerca di sociologia ed è stata docente di sociologia della famiglia, e i suoi interessi di ricerca sono disuguaglianze nelle opportunità educative, relazioni scuola-famiglia, disuguaglianze di genere nel mercato del lavoro e anche competenze socio-emotive della diversità e dell'inclusione. Questa è la persona che ha preparato il video. Buongiorno a tutti, grazie a questa occasione di dibattito e riflessione.
porto il mio contributo con un intervento il cui titolo effetti manifesti e latenti delle biografie femminili. Allora, prendo le mosse, parto dalla situazione contingente, cioè quelli che sono i fattori di contesto che stanno strutturando o destrutturando sia la vita familiare, personale e occupazionale di tutti noi, ma delle donne in particolare, su di esse che focalizzo la mia attenzione. Allora, è noto e credo che nel corso di queste giornate sia già ampiamente emerso il fatto che la pandemia non è un evento neutrale dal punto di vista di genere, così come quando avemmo negli anni 2010-2012 il picco della recessione, quella fu considerata una crisi economica, una recessione al maschile, tant'è che si parlò della he-cession, per definirla proprio declinata al maschile. Nel caso della pandemia e degli effetti economici e sociali che stanno scaturendo e che ahimè avranno un'onda lunga, si sta parlando, si sta in modo crescente diffondendo l'idea che saremo in presenza di una recessione al femminile, cioè dove saranno coinvolte massimamente, cominciano già ad essere coinvolte massimamente le donne. Da dove deriva questo coinvolgimento femminile? Prima di tutto dai dati che ci dicono che la forza lavoro femminile è quella che è stata maggiormente penalizzata dal punto di vista quantitativo. Se noi permettetemi di tanto in tanto di distogliere lo sguardo dalla telecamera per avere contezza dei dati che vi propongo, dei 440.000 lavoratori in meno che Istat ha evidenziato alla fine dello scorso anno, 312.000 erano donne. Quindi stiamo parlando di una crisi che colpisce il lavoro femminile, un lavoro femminile che già sappiamo scontava le sue differenze e disuguaglianze rispetto a quello maschile. Ma da dove deriva questo ulteriore fattore di fragilità che viene innescato dalla pandemia? In primo luogo dal fatto che le donne sono occupate in quei settori, in quegli ambiti che sono stati maggiormente colpiti a seguito di chiusure, sospensioni, interruzioni del servizio. Pensiamo in primo luogo al settore dello spettacolo, del cinema, di tutte quelle che sono le arti, dove la presenza femminile non soltanto tra attori e cantanti e coristi e concertisti è comunque significativa, ma c'è anche tutto il backstage, truccatori, costumisti e così via. Quindi un intero mondo che si è fermato. Analogamente il mondo della collaborazione domestica, colf, personale comunque di aiuto, a supporto alle famiglie che per ragioni varie, spesso vivendo già anche in condizioni di semi precarietà o non del tutta, non completa regolarità, hanno visto ulteriormente sfumare o diminuire significativamente i loro guadagni. E non da ultimo l'occupazione delle donne nell'ambito sanitario, che supera il 70%. Questo non significa che abbiamo un 70% di donne medico, la quota è inferiore, sebbene il sorpasso sia stato ormai compiuto in ambito sanitario, anche avendo attenzione in particolare proprio ai profili di medici, dirigenti medici primari, ma dentro il pacchetto sanità includiamo il personale infermieristico e gli operatori sociosanitari, che sono prevalentemente donne. Quindi un settore che è stato colpito in questo caso in modo diverso, nel senso che è stato sovraccaricato di richieste ed è stato esposto massimamente ai rischi di contagio, quindi con tutta una serie poi di effetti a catena
su coloro che ci lavoravano, quindi le donne in primis. Dall'altra parte dobbiamo anche avere presente che quello che la pandemia ha prodotto è stato anche uno sconvolgimento delle routine quotidiane, e i dati ci dicono che a fronte di una vita sempre più ritirata nella domesticità si sono moltiplicati eventi a danno delle donne. Allora io ho provato a fare un po' il punto della situazione su questo aspetto, mettendo da una parte che cosa sale, dall'altra parte che cosa scende, e ne esce un quadro tutt'altro che incoraggiante. Salgono i maltrattamenti in famiglia, anche esito di convivenze prolungate, forzate, senza via d'uscita. Sale la quota del lavoro di cura, del lavoro domestico, del lavoro familiare, del lavoro riproduttivo all'interno delle mura domestiche, e sale l'incertezza per il futuro, ancora di più per le donne che hanno visto una perdita totale o parziale del loro reddito, che diventava l'unico strumento di emancipazione. Però parallelamente a questo, che cosa sta scendendo? I dati evidenziano che è sceso il numero delle denunce, cioè durante questo ultimo anno, dall'inizio della pandemia ad oggi, sono significativamente diminuite le denunce alle forze dell'ordine per violenze e maltrattamenti in famiglia, è diminuito sensibilmente il reddito disponibile totale e la quota del risparmio, che è stato eroso per far fronte alla mancanza di reddito mensile erogato da datori di lavoro, e in generale meno prospettive per le donne, sia a livello individuale, sia a livello familiare, sia a livello professionale, e sia infine a livello di scelte personali. Per esempio, la decisione di mettere su famiglia, programmare una maternità, tendono ad essere fenomeni più differiti nel tempo, a momenti diciamo di maggiore stabilità. Tornando ancora al tema delle violenze, dei maltrattamenti e degli abusi, ci sono dati ulteriormente preoccupanti, quelli che per esempio derivano dall'incremento del ricorso a servizi a distanza come UPOL della Polizia di Stato e il numero 1522, che è stato istituito proprio contro la helpline per contro violenza e stalking, che registrano un significativo più 73%. Ma parallelamente si osserva una diminuzione delle richieste di intervento ai servizi sociali e analogamente una diminuzione delle domande di separazione e divorzio, in primis per ragioni di dipendenza economica dal partner. Quindi un generale minore intervento delle politiche pubbliche, degli strumenti messi in campo dalle politiche pubbliche, almeno nella loro modalità in presenza, ma i campanelli d'allarme restano e le implicazioni sono in primis per le donne, ma non solo per loro, ma anche per la qualità della vita, per esempio, dei minori che compongono i nuclei familiari. Ora, per quanto io voglia ovviamente circoscrivere e dettagliare il più possibile il mio intervento su quanto accade nel nostro paese, ritengo anche che una visione esclusivamente ancorata ai confini nazionali non renderebbe giustizia dell'effetto dirompente della pandemia in altre parti del mondo. In particolare, io credo che sia di grande rilevanza e di grande interesse soffermarsi anche su quanto accade in altri paesi del mondo, e in particolare nei paesi del Medio Oriente e i paesi arabi, perché è in questi che stanno accadendo in particolare eventi che sono di una particolare rilevanza e particolare interesse. Innanzitutto, a seguito della pandemia si stima che già nel 2021 e poi nel 2022 ci saranno 45 milioni di individui in condizioni di povertà
o in prossimità o al di sotto di tale soglia. Quindi questo genererà un meccanismo di tensione sociale estremo che avrà ripercussioni non soltanto in quei paesi, ma per esempio all'interno dei percorsi migratori, dei progetti migratori. E quindi si tratterà di, in qualche modo, in modo lungimirante, immaginare un nuovo scenario di migrazioni e conseguentemente un nuovo scenario di inclusione e integrazione sociale nei nostri paesi. Da dove deriva questo crollo di reddito in paesi già in larga parte provati da eventi bellici, dalla diffusione di autoritarismi e così via, principalmente dal crollo del prezzo del petrolio, che ha registrato un meno 13% diciamo di richiesta e poi è arrivata addirittura a percentuali molto più elevate e che ha generato sostanzialmente un meno 5,7 di prodotto interno lordo solo se pensiamo all'effetto della mancata vendita del greggio, e dall'altra parte ha più che raddoppiato questa percentuale nei paesi in cui alla mancanza di richiesta di petrolio si sono aggiunti conflitti armati. Che cosa sta in effetti succedendo? In particolare nei paesi dal Libano, Giordania, Egitto, Marocco, Algeria, Siria, tutta questa fascia, si sta verificando una riaffermazione degli autoritarismi, dei poteri militari, delle teocrazie, una sostanziale sospensione anche di quei timidi accenni di ripresa democratica in nome della pandemia. Cioè la pandemia viene utilizzata strumentalmente da questi governi dispotici come strumento di controllo e di soffocamento delle istanze di libertà e di uguaglianza che avevano fatto la loro comparsa, guarda caso, in occasione delle primavere arabe. E c'è una riflessione internazionale su questo argomento che evidenzia come la pandemia potrebbe in realtà costituire in qualche modo una sorta di meccanismo di innesco di una nuova speranza all'interno di questi paesi. Cioè quello che non è riuscito attraverso le primavere arabe non è in realtà qualcosa che è stato sopito definitivamente, ma sta covando sotto la cenere, e ne saranno principalmente protagoniste le donne e i giovani. L'associazionismo giovane, le forme di aggregazione informale delle donne, che sono quelle maggiormente penalizzate da quei regimi e quelle maggiormente private di ogni tipo di libertà, anche se ci sono poi segnali in qualche modo contraddittori, perché dobbiamo anche riscontrare che nei paesi arabi, per esempio Giordania, Qatar e Emirati Arabi, vedono salire in modo deciso e ben più dei paesi occidentali le iscritte all'università, e in particolare le iscritte ai corsi di studio STEM, quindi Science, Technologies, Engineering and Mathematics, più di quanto non stiano riuscendo a fare le studentesse occidentali. Ma dov'è allora la trappola? La trappola è immediatamente dopo il conseguimento della laurea, quando in qualche modo anche in possesso queste donne di credenziali educativi elevate e competitive per il mercato addirittura internazionale, in ragione di ruoli stereotipati di genere, vengono comunque costrette all'interno della famiglia, perché andare a lavorare significherebbe spostarsi, viaggiare, essere in qualche modo sottratte al controllo dell'autorità paterna o dell'autorità maritale, e quindi innescare una vera e propria rivoluzione rispetto ai ruoli di genere. Dall'altra parte sappiamo che alcuni paesi, la Tunisia per prima,
sta in realtà avviando alcuni interventi decisamente in direzione di democratizzazione. All'interno della Banca Centrale Tunisina la vicepresidente è donna, quindi sicuramente cambiamenti sono in corso. Il rischio correlato alla pandemia può essere che ci sia o un rallentamento di queste spinte in questi paesi parzialmente più progressisti, oppure viceversa l'innesco di movimenti di protesta decisi. In Algeria alcuni dati, che tra l'altro è tra i primi tre paesi colpiti per Covid all'interno del continente africano, in realtà i dati a livello internazionale evidenziano che a seguito della pandemia si riscontra una maggiore parità di genere nei carichi di cura domestici derivanti dalla compresenza di uomini e donne all'interno delle mura domestiche. Allora, a questo punto, come possiamo spiegare, come possiamo provare a decifrare quello che sta avvenendo nel mondo in questa contingenza che si sta protraendo ben oltre quelle che erano le nostre anche più cupe prospettive? Allora, da un lato io credo che una categoria utilissima continua ad essere la categoria del potere, cioè in situazioni emergenziali, difficili, di criticità, di incertezza, il cui esito è tutt'altro che scontato e certo, chi detiene il potere, sia di tipo economico, sia di tipo politico, sia di tipo mediatico, sia di tipo posizionale all'interno delle società per reputazione, per prestigio e quant'altro, in qualche modo ha maggiori chance e maggiori opportunità di contrasto alle situazioni di questo tipo. Ovviamente proprio quei poteri economico, politico, mediatico e posizionale sono minori per le donne, e quindi la loro capacità di tenuta deve necessariamente o appoggiarsi al potere di altri, e quindi torna in auge il modello del male breadwinner, del maschio procacciatore di reddito, torna in auge la doppia presenza, l'asimmetria di ruoli dentro la famiglia, perché sostanzialmente non si intravede una soluzione alternativa. In secondo luogo, altro concetto estremamente ricco di spunti è il concetto che è stato formulato nel Novecento dal sociologo Erving Goffman, il cosiddetto rituale dell'interazione. Cioè, il rituale dell'interazione ha a che fare con i modi con cui gli attori sociali, indipendentemente dal loro genere, ma noi sappiamo che il genere li condiziona pesantemente, non solo assumono ruoli sociali, ma interagiscono reciprocamente attraverso schemi di azione, pratiche, modalità di comportamento che sono in larga parte codificate in modo culturale nelle società alle quali si appartiene. Ora, una parte dei rituali dell'interazione tradizionali sono venuti meno in molte società occidentali, cioè è venuto meno per esempio la obbedienza e deferenza nei confronti del coniuge, ma si è improntato anche giuridicamente l'ordinamento alla parità. È stata sdoganata l'idea che alle donne non possa essere consentito l'accesso in generale al mercato del lavoro, ma in particolare a certi ambiti di mercato del lavoro, perché non adeguati ad una idea stereotipata di genere. Ora, il rischio è che le pandemie o le situazioni emergenziali ripropongano invece rituali dell'interazione e ruoli di genere stereotipati proprio in una prospettiva, direi, funzionalista, per la quale diventa più efficace, non certamente per le donne che li subiscono, ma diventa più efficace in qualche modo assumere ruoli di tipo più tradizionale. Sullo sfondo di tutto questo
si sta facendo strada anche una riflessione su quella che viene definita la cosiddetta economia della cura, cioè il fatto che le donne già tradizionalmente ormai gravate di una serie di carichi non solo professionali ma a maggior ragione domestici e di cura anche quando sono lavoratrici per il mercato, in realtà continuano a non vedere, soprattutto in questi tempi di smart working, vedono non riconosciuto tutto quello che è il sovraccarico e anche la quantificazione in termini di tempo, di risorse e di in qualche modo movimentazione anche economica collegata allo svolgimento del loro compito di caregiver, quando questo compito diventa pressoché esclusivo e si espande di questi tempi al di fuori della domesticità privata del nucleo della famiglia nucleare, ma diventa essenziale anche nei confronti per esempio dei genitori che invecchiano e nei confronti dei quali vengono a mancare altre figure di accudimento, perché precauzionalmente si proteggono i propri familiari da estranei che potrebbero essere portatori della malattia e quindi ovviamente condurre poi ad epiloghi tutt'altro che rassicuranti. Sullo sfondo ulteriormente di tutto questo c'è poi una riflessione ampia che a mio giudizio va fatta in merito alle politiche europee e nazionali in temi di pari opportunità e in temi di conciliazione e di valorizzazione delle qualità e dei talenti femminili, perché ancora una volta, se noi pensiamo ad uno strumento come il Recovery Plan, che mette al centro sanità, economia green, digitalizzazione, infrastrutture e sostenibilità, e lascia una parte residuale al capitolo politiche sociali, dentro il quale poi, dopo molte insistenze, è stato inserito anche una digressione sulle politiche di genere, sulla parità di genere. Beh, questo evidenzia in scia a un sostanziale cronico disinvestimento o investimento a singhiozzo o investimento inadeguato dal punto di vista dell'ammontare di risorse disponibili in termini di parità delle opportunità, investimento sull'occupazione femminile e così via, dimostrano quanto le politiche continuino ad essere veramente distanti da un bisogno reale e miopi, in quanto non riescono a comprendere quanto, come diceva un vecchio report, credo del 2010, dell'UNICEF, c'è un doppio vantaggio dell'uguaglianza di genere. Il vantaggio va sulle donne, sui bambini, quindi sulle nuove generazioni, ma va sulle economie. Quindi anche volendo negare tutto il resto, è indiscutibile che tutti i paesi che in modo sistematico, programmato, continuativo, assiduo, investono e dedicano risorse materiali in primis e immateriali al tema della parità di genere sono i paesi che hanno più opportunità per innescare un circolo virtuoso in termini di prodotto interno lordo, ricchezza disponibile e una diffusa condizione di benessere per tutti coloro che su quel territorio risiedono e all'interno di quel territorio dovrebbero essere messi in condizione di esercitare pienamente non solo la loro libertà, ma tutti i diritti di cittadinanza ad esso connessi. Vi ringrazio. Video che ci ha allargato molto la prospettiva e quindi grazie alla Cavaletto che l'ha preparato. Mi dispiace che non sia stata presente, però abbiamo nel frattempo avuto due interessanti domande che presento. Vi pregherei però di dare risposte abbastanza brevi. La prima è di Francesco Campobello a Francesca Paruzzo,
che le chiede cosa pensa del dibattito anche costituzionale sul tema della trasmissione del cognome della donna per i figli. E la seconda è di Alida Vitale, a Aris Panepinto. Mi piacerebbe che la professoressa Panepinto dicesse cosa pensa del sistema delle azioni positive come strumento di discriminazione a favore delle donne, come strumento per non aspettare un ulteriore secolo per raggiungere la strada dell'uguaglianza. Vi sarei grata Francesca Paruzzo e Alice Panepinto se voleste rispondere brevemente. Certamente, cercherò di essere in realtà il più breve possibile, nel senso che è un tema estremamente attuale, quello del dibattito costituzionale sul tema della trasmissione del cognome materno ai figli, ma che è in realtà molto pertinente con il discorso di cui stiamo trattando oggi, cioè la strada verso l'uguaglianza. Dico estremamente attuale perché in realtà c'è stata un'ordinanza della Corte Costituzionale a febbraio, la numero 18 del 2021, con cui la Corte Costituzionale ha sollevato davanti a se stessa una questione che era stata sollevata a lei dal Tribunale di Bolzano. Per spiegarla in pochissimo tempo faccio solo una piccola premessa, nel senso che il Codice Civile stabilisce che per i figli nati al di fuori del matrimonio la trasmissione del cognome dipende dal genitore che per primo riconosce il figlio, e in caso di riconoscimento madre e padre insieme si presume la trasmissione del solo cognome paterno. Su questo articolo del Codice Civile, che è l'articolo 262, era intervenuta già nel 2016 una sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l'incostituzionalità di questa norma nella parte in cui non prevedeva che in caso di accordo tra i genitori si potesse attribuire il doppio cognome. Quindi in quel momento si inizia a parlare proprio in forza del principio di uguaglianza e della pari ordinazione dei genitori rispetto ai figli, e quindi alla trasmissione di quello che è il cognome, quindi un elemento fondante dell'identità personale. Si inizia ad affermare la possibilità di attribuire il doppio cognome, cioè la madre, su accordo di entrambi i genitori, può aggiungere al cognome paterno anche il proprio. A questa segue una circolare del Ministero dell'Interno del 2017 che va a regolamentare le modalità attuative, perché in realtà c'è una legge in discussione da quasi 10 anni in Parlamento che non è mai approdata a un risultato. Che cosa accade nel 2020? Nel 2020 accade che il Tribunale di Bolzano, partendo proprio da questa norma, dice ma siamo sicuri che sia compatibile con la Costituzione il fatto che la madre possa limitarsi solo ad aggiungere il proprio cognome, oppure possiamo ammettere che su accordo tra i genitori si trasmetta il solo cognome materno, quindi non più cognome materno più cognome paterno? In realtà la Corte Costituzionale in questo caso fa un ragionamento che la porta ad ampliare l'oggetto della domanda e a farsi essa stessa una domanda, cioè dice: io non posso limitare la mia decisione a questo quesito, perché in realtà io devo valutare, noi adesso l'esito non lo sappiamo ancora di questa domanda, quello che io Corte Costituzionale devo fare è valutare la compatibilità con il principio di uguaglianza e quindi con questa pari ordinazione dei genitori all'interno dell'unità familiare, il fatto che se io rispondessi affermativamente, cioè ritenessi che sia incostituzionale il prevedere che i genitori non possano scegliere di dare il solo cognome materno, dovrei presupporre che in caso di mancanza di accordo sia conforme al principio di uguaglianza il fatto che automaticamente si trasmetta il patronimico, cioè automaticamente in caso di mancanza di accordo tra genitori il cognome che si trasmette è per forza il cognome paterno. E la Corte Costituzionale solleva questa questione davanti a se stesso dicendo: io devo valutarlo come elemento di sistema alla luce della violazione potenziale, che vedremo che cosa si andrà a rispondere, dell'articolo 3, e poi fa riferimento anche alla Carta Europea, alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, con riferimento al principio di non discriminazione, con riferimento al principio del rispetto della vita privata e familiare, che non può essere imposto da parte di una legislazione che appunto prevede un automatismo di questo genere. Quindi è una questione estremamente attuale e che chiama effettivamente la Corte Costituzionale a decidere su se questo automatismo
automatismo di trasmissione del patronimico, quindi del solo cognome paterno e non più del cognome paterno più cognome materno, del solo cognome materno in caso di accordo, sia effettivamente compatibile con il nostro ordinamento. Diciamo che il fatto già solo che si vada a discutere di una questione di sistema così ampia e non limitata al quesito che è stato posto alla Corte Costituzionale dà l'idea proprio di quello che abbiamo detto fino adesso, di questo percorso che a ogni passaggio segna una direzione sempre più nel riconoscimento del principio di uguaglianza. Questo è un po' il quadro, ho cercato di essere il più breve possibile. È stata bravissima, è molto interessante, grazie davvero. E ora Alice Panepinto può rispondere, vorrebbe rispondere alla domanda di Alida Vitale. Sì, grazie. Grazie Alida per la domanda. Allora, io penso che sì, assolutamente. Le possibilità offerte dalle azioni positive, affirmative action e via dice, quote, eccetera, penso che abbia un ruolo importante. Mi fermerei prima di dire che debba essere un assoluto. Penso che sia un correttivo. Penso che i problemi sono quelli che ha già sollevato la relatrice che ha appena parlato, di cui mi sfugge il nome in video registrazione, quando parlava dello STEM, no? Del fatto che ci sono tante laureate, donne, ma poi ci sono barriere. Penso che sia proprio una questione di pipeline. Ci sono dei motivi strutturali per cui ci sono meno donne al potere politico, meno donne ai vertici delle aziende multinazionali, meno donne ai vertici di ogni ambito, se non quello forse della cura. E quindi penso che quando si propongono azioni di affirmative action, serva al contempo un'azione più radicale di, non lo so neanche dire in italiano, la pipeline, quello che viene prima, per identificare e rettificare tutti quei momenti che tengono indietro, che impediscono una piena attuazione professionale, politica, economica delle donne. Quindi sì, assolutamente, azioni positive come correttivo. Però sono curano il sintomo, non curano la causa. La causa va curata con degli interventi molto più radicali, tipo quello di cui parlava Francesca un momento fa, il semplice fatto del nome. Molto bene, grazie, mi fa piacere che siano stati questi scambi. E adesso proseguirei invece con la nostra sequenza di interventi. Vedo che è disponibile la nostra collega da Rosa Maria Alvarez. Vediamo se è possibile vederla. Eccola. Vi la presento. Rosa Maria Alvarez ha studiato diritto all'Università Autonoma di Chihuahua, ma anche diritto privato all'Università di Napoli. È attualmente ricercatrice dell'Istituto di Ricerche Giuridiche dell'Università Nazionale Autonoma del Messico. È ricercatrice appunto in questo istituto, che ha un aspetto di ricerca, ma è anche docente, professora di materie sul genere, la discriminazione e la violenza di genere, e sempre alla Facoltà di Diritto dell'Università Nazionale Autonoma del Messico. I suoi temi sono il diritto di famiglia, la violenza contro le donne, genere e diritti umani, quindi riprende alcuni dei temi che abbiamo già ascoltato e ha pubblicato molti scritti su questi temi. Sono molto lieta di darle la parola. Rosa Maria Alvarez. Grazie, Luisa. Quiero antes que nada agradecer la invitación que se me hiciera para participar en este importante evento
que permite recordar y valorizar el trabajo de una grande mujer como fue Bianca Guidetti Serra. Me siento muy honrada por esta invitación. Y allora cercherò di parlare in italiano. Permettetemi sbagliare perché sono tanti anni che ho imparato l'italiano in Napoli che non mi sfugge dalla mente. Bene, il mio intervento si riferisce in particolare alla violenza che le donne hanno subito nel corso della storia. Per essere capace di capire gli omicidi di donne nella città di Juarez, città adiacente al Paso, Texas, e proprio nella linea di confine con gli Stati Uniti. Permettetemi di fare un po' di storia per collocare nel contesto legale attraverso standard legali internazionali e nazionali che proteggono le donne della violenza. Questa violenza che nel tempo si ha esercitato contro di loro al pensarli inferiori in relazione agli uomini. I diversi movimenti femminili che nell'arena mondiale a partire dalla rivoluzione francese sono riusciti a mettere in discussione e quindi rendono visibile la portata di un modello discriminatorio che nel tempo in tutti gli estremi della terra hanno interessato le donne. Questo modello che ha proclamato la uguaglianza di tutti davanti alla legge, l'uguale dignità sociale dei cittadini senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali è stato l'ideale del movimento femminista. Il problema è che se viene davanti alla legge tutti gli esseri umani siamo uguali, la realtà è una e in particolare la biologia impongono differenze che sono state utilizzate per giustificare la disuguaglianza che gruppi di persone hanno sopportato. Nel caso delle donne che sostengono che per natura e secondo il loro sesso le persone dovrebbero essere trattate in modo diverso. Quando viene effettuata un'analisi completa dei sistemi legali, è chiaramente evidenziato che esiste una uguaglianza in teoria e la disuguaglianza nella pratica, quando il binomio uguaglianza-equità continua a essere un'aspirazione per la grande maggioranza delle donne del mondo. In questo senso riteniamo che il risultato più visibile del movimento delle donne negli ultimi 80 anni sia l'aver posto nell'agenda pubblica mondiale il tema delle donne e i suoi diritti umani, soprattutto quelli legati alla discriminazione, la qual deve essere considerata, ripeto, una violazione di loro diritti umani. A partire della firma e ratifica di parte di Messico della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, la CEDAW, sono state aperte nuove prospettive per il consolidamento di un quadro giuridico che consente un nuovo percorso democratico per la valutazione sociale e culturale delle donne. Questa convenzione riconosce che sappiamo tutti che i diritti umani riaffermano i principi di uguaglianza e non discriminazione che obbligano agli stati a garantire a
uomini e donne e il godimento di tutti i diritti sociali, culturali e politici. Il confronto della realtà mostra che le donne continuano a essere discriminate. In questo senso, la Convenzione stessa ritiene che la discriminazione nei confronti delle donne infrange i principi della parità dei diritti e del rispetto alla dignità umana, il che rende difficile per le donne partecipare nella vita politica e sociale. Da dove si può affermare, da questa prospettiva, che i diritti umani non sono stati universali, invariabili e assoluti, ma piuttosto sono una costruzione sociale fondata non sulla natura umana, ma su una realtà sociale che ha sistematicamente escluso le donne. In altre parole, che il pretesto di riconoscere la debolezza delle donne è stato stabilito per loro un status giuridico sociale ridotto. E lo sentivo adesso con quello che diceva. Chi diceva? Marta? No. Credo Ane Spane Pinto diceva qualcosa del sì, genere. Sì. Quello del cognome dei genitori è un assurdo, che deve essere sempre prima il cognome del padre, no? Sono tanti esempi di quello che sto parlando. La considerazione della violenza come violazione del diritto umano è stata evidenziata dal movimento internazionale delle donne, che ha richiesto in diversi forum che i diritti delle donne, compreso il diritto a una vita libera di violenza di genere, fossero considerati parte integrante e indivisibile dei diritti umani fondamentali riconosciuti dal sistema universale. La continua richiesta dei gruppi femminili organizzati sono riusciti a portare alla luce nell'ultimo decennio, voi lo sapete bene, il fenomeno della violenza sulle donne per gli stati la riconoscono come un grave problema sociale da prevenire, erradicare e punire soprattutto. In questo senso, la dichiarazione delle Nazioni Unite contro la violenza alle donne, a la Convención Interamericana per prevenir, punir y eliminar la violencia contra la donna, que es de 1994, y que constituiscono due strumenti fondamentali per il riconoscimento delle vulnerabilità delle donne di fronte al fenomeno della violenza. In questa Convenzione Interamericana, che è stata più avanti del sistema ONU, per caso, si afferma che la violenza contro le donne costituisce una violazione dei loro diritti umani e definisce la violenza contro la donna, contro le donne, come qualsiasi azione o condotta basata sul loro genere che causa danno o sofferenza sessuale o psicologica a donne, sia nella sfera pubblica che nella quella privata. In questo quadro giuridico si propone la uguaglianza e quindi la democratizzazione del paese. Implica non solo la generazione di norme eque, ma la loro applicazione illimitata, e ovviamente il nostro paese è lontano di aver aderito pienamente a questo stato di diritto in cui tutti e tutte aspiriamo. In Messico non potremo parlare di giustizia o democrazia o uguaglianza fino ancora persiste
il fenomeno della violenza sulla donna come quello che si è verificato per di più da 10 anni nella città di Juarez. Purtroppo sopravvive in tutto il nostro paese adesso, ora aggravata per la pandemia del coronavirus. Permettetemi narrarvi brevemente il caso del campo algodonero, del campo di cotone. Juarez, dal 1993, è sconvolta giorno per giorno delle notizie della scomparsa di ragazze e donne. È successivamente dai ritrovamenti dei loro corpi privi di vita e con gravi segni di tortura sessuale. Il numero preciso delle vittime è sconosciuto. Fino all'inizio del 2003, 10 anni dopo, alcune organizzazioni hanno calcolato 281 casi di donne ammazzate. Altri dicono che forse fossero 300 e alcune addirittura li stimano in 1000. Le ragazze e le giovani donne assassinate avevano tra gli 8 e gli 25 anni. La maggior parte non proveniva di Juarez, ma proveniva di altri stati della Repubblica. Tutte con scarse risorse economiche lavoravano nell'industria delle maquiladoras, che sono stabilimenti industriali posseduti o controllati da soggetti stranieri. Pues di più por norteamericana, imprese norteamericane, che se dedicano alle importazioni ai paesi maggiormente industrializzati. Lavoravano anche in piccoli negozi, erano prostitute, casalinghe o studentesse. Nella maggior parte degli omicidi, gli assassini non sono stati puniti. Ciò ha motivato che nel 2007 la Commissione Interamericana dei Diritti Umani ha intentato una causa contro il Messico dinanzi alla Corte Interamericana dei Diritti Umani con sede in Costa Rica. Alla presunta responsabilità internazionale dello Stato mexicano per la scomparsa e la successiva morte delle giovani Claudia e Ivette González, della ventenne Esmeralda Herrera Monreal, de 14 años, y Laura Berenice Ramos Monarres, de 17. I suoi corpi sono stati trovati in un campo di cotone a Juarez il 6 di novembre del 2001. Di fronte alla scomparsa e alla successiva localizzazione dei corpi, le autorità responsabili non hanno cercato le vittime. Hanno stato non hanno fatto assolutamente niente. Hanno fatto di finta di fare, però non lo hanno fatto veramente. La Corte Interamericana, in una sentenza paradigmatica dal 16 novembre 2009, apre 9 vías contra la violencia e la discriminación a le donne, quando accusa lo Stato mexicano per la mancanza di misure di protezione per le vittime, 2 delle quali erano minorenni, la mancanza di previsione di questi criminali, nonostante la piena consapevolezza dell'esistenza di un modello di violenza generalizzato,
la mancanza di risposta da parte dell'autorità ai madri, si dice madri, sì, vero? Ai madri, alle madri della vittima di fronte alla scomparsa delle giovani donne. La mancanza di due diligenze nella indagine sulle omicidi, nonché il deniego di giustizia e finalmente la mancanza di un'adeguata riparazione. 12 anni dopo, 12 anni dopo essere stato condannato da una corte internazionale, il Messico non ha rispettato plenamente la sentenza che gli è stata inflitta, scusi. Gli assassini non sono stati identificati e quindi non sono stati sottoposti allo stato di diritto. L'autorità non sono state nemmeno perseguite e le madri continuano a chiedere giustizia. E concludo la mia relazione compartendo i dati più recenti della violenza che le donne hanno subito in Messico attualmente. Questo reporto è dell'anno 2020. Nel 2020, già nel confinamento che abbiamo subito a causa della pandemia del coronavirus, sono stati commessi 3.750 omicidi e femminicidi di donne. Sono stati segnalati 57.400 casi di feriti dolosi a donne. E sono state fatte 143 telefoniche all'ora da donne che chiedono aiuto. E con questo chiudo la mia partecipazione, non senza agradecer a todos y todas su presencia. Gracias. Grazie a lei, Rosa Maria Alvarez, per questa impressionante evocazione di eventi terribili che ci tocca profondamente. Vorrei ricordare che ci sono anche delle opere d'arte su queste. C'è un video essay fatto da Ursula Biemann che si chiama Performing the Border, su queste donne che cercano di attraversare il confine. È stata un'evocazione molto forte, molto, molto emozionante. E quello che apprezzo è che all'interno di una visione del femminismo come femminismo universalista, con cui io mi identifico, cioè non un femminismo dogmatico che divide, ma che invece cerca di unire. E in realtà ho capito poi che lei si riferiva all'intervento di Francesca Paruzzo a proposito del cognome, però avevo pensato, ho suggerito a Alice Panepinto, perché ho notato, ho sentito, e questo mi fa molto piacere, delle grandi consonanze tra le varie relazioni, cioè avete toccato in modi diversi ma con tocchi simili, con toni simili. E linguaggi simili. A proposito del linguaggio, ringrazio e ringraziamo, penso di parlare a nome di tutte, il suo bellissimo italiano che ci ha dato veramente un regalo, è stato veramente un regalo. Quindi questo suo intervento che parte dalle radici storiche della Rivoluzione francese e che allarga il tema alla agenda politica mondiale ci è veramente prezioso. Grazie ancora. Ho dei commenti nella chat di Francesco Campobello, che ringrazia per questo interessante approfondimento che ci ricorda le difficoltà del tema dell'uguaglianza di genere in molte parti del mondo, e quindi ci associamo a questa osservazione di Campobello. E potremmo concludere la nostra sequenza di interventi con l'intervento di Linda Laura Sabbadini,
se è disponibile, credo di sì. Allora la presento rapidamente, prima di darle la parola. È la dirigente generale del Dipartimento per le Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istituto Nazionale di Statistica, ma è stata molto attiva non solo in Italia, bensì anche in ambito ONU, in ambito europeo, e sempre svolgendo un ruolo di rinnovamento radicale e sviluppo nel campo delle statistiche ufficiali sociali e realizzando un intreccio tra direzione della ricerca nel campo delle metodologie di indagine, analisi dei dati, essendo attiva sia in università sia in vari ministeri, quindi aspetto scientifico, aspetto politico-sociale, dal Ministero del Lavoro a quello della solidarietà sociale a quello della salute. E il suo intervento è dedicato alla strategia per l'eguaglianza di genere nel Recovery Plan. Linda Laura Sabatini, la prego di intervenire. Grazie. Grazie mille a voi, veramente. È un onore per me essere qui oggi, essere stata chiamata a fare una relazione, perché insomma Bianca Guidetti Serra è veramente stata una grandissima donna, un punto di riferimento fondamentale che sulla questione poi anche della parità di genere, perché poi questo convegno, questa celebrazione che avete fatto ha sicuramente messo in luce tutte le sfaccettature, tutti gli aspetti ad ampio spettro proprio della sua battaglia, però non va proprio per niente sottovalutato il ruolo che lei ha avuto nella battaglia per la parità di genere, in primis quella salariale, inizialmente anche solo difendendo, anche solo da avvocata, e così anche sull'abolizione della clausola del nubilato nei contratti di lavoro delle donne. Cioè è stata veramente una donna forte, di quelle che è veramente un esempio per tutte noi. E mi è stato chiesto appunto di partire da questo per fare un po' una riflessione su che cosa ci sarebbe bisogno oggi per adottare una strategia adeguata che ci permetta di fare un salto di qualità appunto proprio sul fronte della parità di genere. E ne avremmo effettivamente bisogno, perché il problema fondamentale che noi abbiamo avuto è che in realtà non si è mai perseguita adeguatamente non ci si è mai dotati adeguatamente di una strategia verso la parità di genere. E noi ci troviamo in un momento in cui la crisi è massima, in cui l'impatto in particolare sulle donne si è particolarmente accentuato per il ruolo che hanno, essendo inserite in particolari settori come quelli della ristorazione, servizi, eccetera, e essendo inserita in particolare in lavori che sono lavori più precari, lavori irregolari. E ci troviamo in una situazione del genere a dover fare i conti però con un doppio svantaggio rispetto ad altri paesi europei o ad altri paesi avanzati. Il doppio svantaggio è che noi insieme con gli altri condividiamo il fatto che il colpo per le donne è stato duro. Però, a differenza degli altri, noi veniamo da una situazione in cui non ci eravamo mai realmente risollevati, né dalle crisi precedenti, ma soprattutto da un problema strutturale che c'è nel nostro paese, che è quello dell'inserimento nel mondo del lavoro delle donne, della loro permanenza e dei percorsi di carriera. Su questo, non essendoci stata nessuna strategia per superare questo problema,
mai l'abbiamo superato. E adesso paghiamo il prezzo più alto, perché a questo punto noi sprofondiamo, cioè sul fronte del lavoro femminile siamo in una situazione criticissima. Criticissima vuol dire che stiamo sotto ancora al 50% di tasso d'occupazione femminile. Criticissima vuol dire soprattutto che noi il lavoro femminile si trova radicato in un contesto complessivo in cui non esistono, sono debolissime le infrastrutture sociali. E devo dire che nello stesso tempo si evidenzia una forte resistenza culturale a capire che questo è un nodo cruciale, che cioè in questo momento non si può pensare di operare strategicamente per risolvere, per far fare un balzo alle donne con misure congiunturali. Noi dobbiamo intervenire strutturalmente. Allora, come si stabilisce che si devono fare interventi strutturali sulle infrastrutture economiche? Come si stabilisce che ci deve essere una riconversione della nostra industria in ottica ecologica? Come si stabiliscono dei timing? La stessa cosa si deve fare per le infrastrutture sociali. Non è possibile che su questo la prima versione del piano che uscì del recovery neanche aveva queste due parole, infrastrutture e sociali. Dopodiché, sì, le cose sono un po' migliorate, ancora non si riesce a capire bene com'è la situazione. Il Presidente del Consiglio ha fatto riferimento l'8 marzo a asili e congedi come due piani, e questo è importante che l'abbia detto, però noi sappiamo che tutto si gioca anche sulla quantificazione di questi obiettivi. Che vuol dire nidi? Vuol dire raggiungere il 33%, che era l'obiettivo dell'Europa per il 2010, quindi raggiungere un tasso per i bambini così basso, o investire seriamente e fare un balzo, magari come dice il piano Colao, al 60%, che vuol dire congedi, vuol dire elevare l'indennità che viene presa per ogni giornata di congedo, che attualmente è il 30%, oppure che lunghezza di periodo viene considerato per i congedi di paternità. Ancora tutto questo non lo sappiamo. Quello che però io dico è che noi siamo un paese che ha fatto nel 71 la legge sui nidi, ha istituito i nidi pubblici nel 71. Sono passati 60 anni, noi abbiamo il 12% di bimbi ai nidi pubblici. E dico anche, non c'è solo questo, c'è anche il fatto che nel 2000 è stata fatta una legge sull'assistenza, la 328, e in 21 anni non è mai stata applicata, perché non sono stati definiti i livelli essenziali. Allora mi chiedo, qualcuno si è posto il problema di fare i conti? Allora non l'abbiamo applicata, che facciamo? L'obiettivo europeo, l'obiettivo che ci si era dato di Lisbona, era il 60% di tasso d'occupazione femminile. Qualcuno l'ha perseguito questo obiettivo, si è dato politica per raggiungerlo? Allora io ho fatto tre esempi di obiettivi bucati, ne potrei fare altri, ma mi sembrano tre cruciali. Legge dell'assistenza, 60% d'occupazione femminile, nidi pubblici. Su tutti abbiamo bucato, nessuno si è posto il problema di riprendere in mano questa cosa e dare una svolta definitiva. Ma non perché questo è l'unico elemento che incide sull'occupazione femminile che non cresce, che anzi addirittura torna indietro,
Ma perché noi ci dobbiamo mettere in mente che se le donne sono la metà del paese e la metà del paese rimane indietro e ha queste barriere fortissime, comprese di stereotipi, e poi ci arrivo, necessariamente o ci dotiamo di una strategia che rimuove tutte queste barriere e che sarà di breve, di medio e di lungo periodo, oppure se pensiamo di scegliere di fare un'azione sola e non dirompente, non riusciremo a fare il salto di qualità di cui c'è bisogno, ma non lo farà neanche il paese, perché le donne non sono un soggetto svantaggiato a cui va data elemosina o a cui vanno date briciole. Le donne sono la metà del paese. Se la metà del paese non va avanti, è il paese che non va avanti, non è un problema semplicemente di diritti delle donne, lo è un problema di diritti delle donne, ma nello stesso tempo è un problema di crescita essenziale del paese. La Banca d'Italia aveva stimato che se fossimo arrivati al 60% di tasso di occupazione femminile, il PIL sarebbe aumentato di 7 punti percentuali. Cioè la crescita, l'occupazione femminile è crescita del paese, è crescita anche è diminuzione della povertà, e è diminuzione perché ovviamente il secondo reddito porta a una maggiore protezione dalla povertà, è diminuzione delle disuguaglianze dei bambini, perché quello stesso, quell'obiettivo che può essere utile per le donne, perché alleggerisce del carico di cura la presenza dei bimbi ai nidi, è in primis un diritto dei bambini. E adesso ai nidi non ci vanno i bimbi delle classi sociali più basse, perché sono troppo costosi, i bimbi delle classi sociali diciamo più alte, anche perché la metà dei bimbi che va al nido in realtà va nei nidi privati, che ovviamente sono più costosi. Però nello stesso tempo, non avendo investito sull'assistenza, noi abbiamo il problema anche del welfare di prossimità, del welfare nei confronti degli anziani, nei confronti dei disabili, nella costruzione di strutture adeguate che mettano al centro la persona e che mettano al centro la persona anche con la domiciliarizzazione della cura, no? Che vuol dire domiciliarizzazione della cura sanitaria, ma anche dell'assistenza. Non c'è solo la cura sanitaria. Tutto questo paese se l'è dimenticato. C'è un blocco totale, una resistenza culturale a non assumere le politiche sociali come politiche centrali. Purtroppo questo governo nella sua formazione non ha dato un buon esempio, perché le politiche sociali sono state tutte frammentate in 5 ministeri diversi: il sud, i disabili, i giovani, la famiglia e il lavoro e le politiche sociali. E quando si frammentano, gli economisti dovrebbero sapere che più si frammenta, più gli interventi sono inefficienti, perché si punta al piccolo pezzetto e non si punta alla visione complessiva, in un momento in cui abbiamo un'esplosione delle disuguaglianze sociali. Perché? Perché la pandemia, che è stata in primis una crisi della cura, perché è da lì che è nata, la pandemia si è sovrapposta agli effetti delle crisi precedenti e alle debolezze strutturali del nostro paese, per cui questo ha provocato una situazione di grande arretramento, di un maggiore arretramento rispetto agli altri. Allora qui le cose sono due: o si affronta questa questione capendo che la parità di genere deve essere priorità assoluta di questo governo, al pari
degli altri obiettivi che ci si è dati e non uno dei tanti delle disuguaglianze, perché noi non dobbiamo essere viste come l'insieme degli svantaggiati. La parità di genere è qualcosa che deve attraversare tutto, così come ci deve essere un investimento forte sulla questione dell'istruzione, sul fatto degli STEM, sull'abbattere questa barriera nei confronti delle materie scientifiche, cioè deve essere un sistema di misure per la parità di genere. Se noi non cogliamo questa occasione, e cioè l'occasione del recovery, per fare questo balzo, non lo faremo più, perché non ci saranno più quelle risorse. Le politiche sociali sono state viste come un costo, e quindi sulla sanità si è tagliato, sul sociale idem, non si è investito, non si è fatta la legge sull'assistenza, e quindi continueremo a basarci sul lavoro non retribuito delle donne. Fino adesso più o meno hanno retto, in realtà poi gli aiuti di cui hanno bisogno, le persone anziane non autosufficienti, disabili, eccetera, non ce la possono più fare le donne a farsene carico da sole. Quindi c'è bisogno della svolta. Allora, quello che dico io è che ci vuole finalmente questa strategia, che è una strategia che non è che deve prevedere soltanto le infrastrutture sociali, ma le deve mettere al primo posto. A me non mi interessa la decontribuzione alle imprese che assumono donne, che c'è oggi e che domani non c'è più. Non mi interessa quello, non è quello che fa crescere. A me interessa infrastrutture sociali che fanno crescere il benessere di tutti i cittadini, e mi interessano grandi investimenti anche per l'imprenditoria femminile, con una strumentazione adeguata di accompagno delle donne in questa nuova impresa attraverso formazione, incentivi e soprattutto accesso al credito, che come sappiamo è una delle note dolenze fondamentali per le donne. Però la strategia ci deve essere, e io spero che questa cosa venga assunta, perché per ora io segnali molto positivi non ne ho. Ho, diciamo, segnalazione che si vuole fare, e questo è comunque una buona cosa. Però ci mettiamo in testa di essere presenti, vigili, chiari, di non mollare, di continuare a batterci per questa cosa, oppure il rischio, perché anche la Commissione europea non ci ha fatto un regalo, ha messo due vincoli. Il 57% degli investimenti devono essere in digital e in green. Allora, lì sono stati messi i vincoli, e questi sono due settori. Io sono d'accordo che su questi settori si debba investire molto, però qui sono stati messi i vincoli, e qui la maggioranza della manodopera è maschile. Il rischio è che, se non si mettono dei contrappesi, da questa crisi si uscirà con una crescita disuguale in cui le donne si avvantaggeranno molto meno della ripresa. E mi chiedo perché la Commissione non ha messo un vincolo anche sulle infrastrutture sociali? Avrebbe potuto metterlo sapendo che gran parte del fondo sarebbe andato all'Italia. Quindi, conoscendo a livello di Commissione europea, dovrebbero conoscere la situazione italiana. Invece non è stato fatto. Quindi a questo punto la parola al nostro governo, che spero capisca che bisogna dare questa svolta, che è una svolta epocale. Dobbiamo recuperare il tempo perduto. Grazie. Grazie a lei, Linda Sabbadini, per l'estrema attualità dell'intervento e il suo carattere molto incisivo. Devo dire che ci ricorda, e la ringraziamo non solo dell'intervento ma del suo impegno in generale su queste questioni, e ci ha ricordato la tragicità e la caratteristica cruciale del momento che stiamo vivendo. Quindi ci ha portato già verso il futuro, con una proiezione
verso il futuro di questa necessaria strategia, in cui sottolineo il carattere non separato di cui lei ha parlato, della causa delle donne dalla crescita del paese nel suo complesso, mentre invece l'aumento della povertà segnala il contrario. Quindi ce l'ha cantate chiare e ha detto ciò che noi sentiamo in maniera molto chiara, tra l'altro sottolineando un aspetto che mi sta a cuore, la specificità dell'Italia nel bene e nel male, che è qualcosa su cui possiamo puntare, potrebbe essere una risorsa anziché essere un handicap come spesso può sembrare. Quindi questo intervento conclude una traiettoria che abbiamo percorso partendo dalla Costituente, ma con affondi anche nella Rivoluzione francese, quindi tutto un escursus storico che tende all'attualità e che ora si proietta verso il futuro. Io penso che le energie, le forze, le intelligenze delle donne, ma anche di molti uomini, abbiano in Italia questa possibilità, però richiede vigilanza, direi che questa è una parola giusta, che invece spesso in questi tempi ci è mancata, abbiamo provato, nonostante tutto il nostro lavoro anche in remoto, l'apatia, la tendenza all'oblio, e quindi grazie di averci scosso. Adesso possiamo veramente concludere, però vorrei sentire se le organizzatrici, se Alida Vitale, Chiara Acciarini vogliono dire qualche cosa di finale e che ci porti anche verso la sessione di domani, o se preferite che invece chiudiamo con queste coraggiose e provocazioni che uniscono pessimismo e ottimismo della nostra relatrice Sabadini. Allora Luisa, io lascerei la parola a Chiara Acciarini per i ringraziamenti finali, e però ovviamente ricordo alle relatrici che se vogliono intervenire per delle considerazioni è questo il momento, abbiamo ancora un po' di tempo a disposizione, e poi invece ricordiamo proprio alla fine la sessione di domani con calma. Quindi chiederei a Chiara. Ecco, attiva il microfono, perfetto. Fatto, giusto, mi sentite? No, perché ormai è quasi uno scherzo che io tutte le volte non riesco a darmi la parola. Allora, innanzitutto grazie, ecco, comincio a ringraziare proprio Luisa, veramente, perché ci hai condotto in questo pomeriggio, secondo me, di grandissima importanza, ma anche di grande complessità, veramente con una mano maestra, e quindi io ti ho ritrovato con grande felicità in questa occasione, e ho visto che appunto questa tua grandissima competenza e capacità ci è stata anche questa volta di grande stimolo e di grande aiuto. Ovviamente ringrazio Francesca Paruzzo, ringrazio Alice Panepinto, Giulia Maria Cavaletto, che è stata così cortese anche di mandarci il video, non potendo per una serie di circostanze essere fra noi, Rosa Maria Alvarez, che tra l'altro ha fatto questo regalo di parlare in italiano molto bene, ci congratuliamo, ma soprattutto ci ha fatto una relazione che ci ha aperto veramente, diciamo, ha dato al nostro convegno la possibilità di indagare su degli aspetti di grandissima importanza. E infine Linda Laura Sabadini, con cui, come dire, ho anche qualche ricordo molto bello di collaborazione, e quindi che so quanto si è sempre battuta, si sta battendo, e quanto le sia costato essere tra noi in un momento in cui veramente credo che si stia molto muovendo, non sappiamo se nella direzione giusta, ma comunque ci si muove. Ecco, dico solo questo, il titolo era proprio, vi ricordate, l'abbiamo un po' citato tutte, la strada verso l'uguaglianza e i diritti delle donne, e noi abbiamo detto che appunto la vita di Bianca è stata appunto un percorso che è veramente sempre stato nella direzione dell'uguaglianza delle donne, come dire, quello che poi era il suo grande tema, cioè l'allargamento dei diritti. Chiaramente credo che tutto quello che abbiamo sentito oggi, che è stato tra l'altro estremamente interessante perché ha visto passato, presente, futuro che riuscivano comunque a integrarsi in una serie di relazioni che
come dire, colloquiavano fra loro, e questo secondo me è il bello anche del fatto che fossero tutte relatrici donne, che quindi hanno avuto questa capacità di interagire, e ci ha chiaramente dato, secondo me, l'impressione che questa strada che noi stiamo tutte percorrendo, chi da più anni, chi da meno, eccetera, ha dei grandi macigni davanti, e ce li ha un po' in Italia, un po' tanto, come giustamente è stato appena ricordato, ma ce l'ha in tutte le parti del mondo. E quindi questa visione che ha permesso, come dire, di incrociare le coordinate del tempo e dello spazio su questo tema, ci fa emergere questa necessità proprio della parola vigilanza, interesse. Io vi devo dire che, avendo, come dire, sempre avuto tra l'altro più allieve che allievi per via delle scuole in cui facevo lezione, eccetera, ho sempre avuto l'idea che fosse un cammino, diciamo, in positivo, insomma, che per esempio, ecco, anche la legislazione, come dire, dovesse sempre andare nel senso del miglioramento. Ho sempre pensato che sì, appunto, le percentuali delle donne, eccetera, che lavoratrici erano basse, ma che tendevano e dovevano tendere ad aumentare. Ecco, questa visione, diciamo così, progressiva, credo che debba fare i conti con una realtà difficile, complessa. Allora, io penso che ovviamente Bianca è in qualche modo per noi un punto di riferimento. Spero veramente che le donne che hanno accettato di essere presenti oggi in questo nostro, in questa nostra sessione, mantengano il contatto col Comitato in questo anno in cui noi tra l'altro faremo di tutto per documentare il lavoro che abbiamo svolto e in qualche modo consegnarlo, perché il Comitato giustamente è un comitato a tempo, però sappiamo già che abbiamo delle possibilità anche legate al Centro Studi Gobetti, che è il nostro, diciamo, soggetto promotore, che ha chiesto di istituirci, di avere dei luoghi dove possiamo continuare a lavorare proprio per realizzare questi grandi obiettivi, che erano gli obiettivi di Bianca. Io sinceramente vi dico la verità, sono stata con lei in Consiglio Comunale, l'ho già ricordato altre volte, per 3 anni abbondanti, ci siamo lasciate quando io sono andata poi alla Camera, insomma. Ecco, devo dire che lei era sempre molto pacata ma molto ferma nelle sue battaglie. Ecco, io ho proprio questo ricordo di una persona che non alzava mai la voce, che non prendeva mai neanche le posizioni di strappo, che in un gruppo consigliare, come sapete, come in quelli parlamentari, sono anche abbastanza violenti, però se c'era qualcosa per cui ci si doveva battere, lei non mollava mai. E io credo che questo sia un po' per noi una spinta, uno stimolo per continuare questo lavoro, e anche per valorizzare, cosa che è molto importante, come ha già detto Marta Vicari, che c'è questo archivio di Bianca, che adesso è soggetto proprio a un interesse particolare, come strumento proprio per superare le discriminazioni di genere. Quindi abbiamo anche questo, questa che è una grande risorsa. Quindi speriamo che tutto questo possa in qualche modo dare una mano, perché qualche macigno possa essere spostato. Chiudo facendo un riferimento, tra l'altro c'è un collegamento, tutti quelli che, come dire, stanno parlando in questi giorni, ci ascoltano, eccetera, e Bice Fubini, che è stata la coordinatrice del tavolo, diciamo, della sessione iniziale, cioè quella sulla salute nelle fabbriche, ci fa sapere che Angela Vitale, che è la responsabile delle relazioni esterne di Amnesty International, ci chiede di ricordare che c'è una campagna di Amnesty International in corso, che ha la finalità di includere nel reato di stupro il principio che il sesso senza consenso è stupro, no? Che rientra in questa categoria. È una campagna che Amnesty sta facendo con cartelloni, e che saranno anche affissi al Palazzo di Giustizia di Torino, credo, nei prossimi giorni. Beh, mi fa molto piacere, mentre vi saluto, vi ringrazio ancora tutte di cuore per essere state con noi, dire che anche in questo noi vediamo un segnale importante, siamo accanto a coloro che stanno facendo questa campagna, sempre per cercare appunto di far sì che qualche macigno venga spostato. Grazie a tutte e a presto. Grazie Chiara. Io chiederei quindi alle relatrici e alla nostra coordinatrice se avete delle considerazioni, degli ulteriori commenti.
Allora, ringrazio... Scusami, Marta, posso, vorrei fare una considerazione. Poi sì, penso prego. Che le parole di Chiara Ciarini siano ideali per chiudere questa pomeriggio. Però vorrei notare una cosa rispetto a quello che si sente in molti media e nella opinione pubblica, che in questo pomeriggio le donne non sono mai apparse solo come vittime, ma sempre come soggetti capaci di reagire. Anche le donne massacrate ci lasciano una memoria che ci spinge avanti. E questo non vittimismo mi sembra qualcosa di prezioso da portare con noi. Peraltro vi ringrazio delle parole Chiara e Marta che avete avuto e anche quelle che ho letto nella chat, ma vorrei ringraziare voi e ringraziare tutte. Sono molto contenta di aver conosciuto alcune donne che non conoscevo e di salutarvi sperando di mantenere dei contatti e degli scambi in futuro. Vi ringrazio ancora. Grazie, grazie mille Luisa, veramente grazie a te per la coordinazione di questa densa sessione e grazie di nuovo veramente a tutte le nostre relatrici. Io ricordo a questo punto la sessione di domani mattina, che sarà l'ultima sessione del nostro convegno, sarà dedicata al diritto alla privacy, dal caso scandaloso delle schedature Fiat fino all'epoca del web. A coordinare la sessione domani sarà il professor Raffaele Caterina, professore di diritto privato presso l'Università di Torino e dal 2018 direttore del Dipartimento di Giurisprudenza. Vi ringrazio, ringrazio chi ci ha seguito su YouTube e ci vediamo domani mattina. Incominceremo alle 10, non alle 9:30 come al solito, quindi ci vediamo alle 10.